parte mia, della sezione di Centaglio, per essere qua la domenica pomeriggio, fuori una giornata stupenda, quindi si vede che avete voglia di capire qualcosa di più e siete veramente interessati, questo mi fa onore, tutta la sala, grazie mille. Io prima di dare la parola subito a Riccardo per così illustrare la posizione della Lega nei confronti dell'euro, nei confronti appunto di questa battaglia della separazione bancaria. Vi dico le motivazioni che hanno spinto me personalmente a organizzare questo incontro, ovvero la voglia di portare fuori, noi da parte nostra in Lega sappiamo più o meno cosa si muove attorno a noi, delle potenze che veramente stritolano gli stati, stritolano gli enti, stritolano le imprese, ci impediscono di lavorare, impongono dei pensieri anche unici, vediamo cosa stanno facendo nei confronti della famiglia tradizionale, cercano di imporre schemi che sono anche contro natura. E volevo proprio portare il contributo di Massimo Lederizzini per riuscire a inquadrare un attimo la situazione e capire i meccanismi che soffocano le nostre economie e per saperci anche difendere, saperci farsi un'idea. Io darei subito la parola a Riccardo, almeno diciamo di andare a leggere. Grazie Umberto. Grazie dell'invito. Quando Umberto mi ha parlato di questo incontro, di questa scuola politica, questo momento di approfondimento, ovviamente mi sono dato disponibile a partecipare, perché se c'è una cosa che il Movimento Giovani Padani insieme alla Lega Nord sta facendo bene su tutto il territorio regionale è proprio quello di organizzare dei momenti di approfondimento come questo e cercare di entrare nel merito delle questioni. Perché ricordavo di prima, la Lega ha avviato adesso una battaglia molto forte contro la moneta unica, contro l'euro, che è cristallizzata nello slogan basta euro, che tutti conoscete perché siete qua, tendenzialmente immagino che sto parlando davanti a persone che hanno più o meno la nostra idea o comunque sono vicini a noi, ma la giornata di oggi ha lo scopo di entrare al primo merito e spiegare perché la Lega assume questa posizione contro l'euro. Dobbiamo partire, secondo me, da quella che è la storia del nostro movimento. Non è una novità che la Lega si ponga in questa posizione, perché vedete, a me fa sorridere che nel dibattito politico adesso, visto che questo tema sta tirando, ci sono tutta una serie di partiti che stanno convergendo sulla nostra posizione. E attenzione, questo non è che mi dispiace, deve farci piacere. Deve farci piacere perché quando un'idea, che è un'idea scomoda, comincia a diventare di moda, e quindi anche chi un certo tipo di idea l'ha sempre avversata la fa propria perché pensa che questo possa portare del consenso, vuol dire che in qualche modo come Lega stiamo riuscendo a far passare un messaggio e stiamo iniziando a creare un processo che può portarci a cambiare le cose. Del resto la stessa cosa l'abbiamo vista su un altro tema storico della Lega, quello del federalismo. Poi non si è riusciti a fare un altro discorso, ma oggi come oggi non esiste un solo partito, tranne qualcuno, agli estremi, estrema destra e estrema sinistra, che neghi che il titolo quinto della Costituzione va riformato, che neghi che il sistema delle autonomie in Italia non sia equilibrato, non funzioni, e che ritenga che una forma di federalismo, poi ovviamente con posizioni e gradi di interesse diversi, però una riforma federale o comunque una riforma del sistema delle autonomie locali all'interno del nostro paese sia necessaria. Anche questa è una cosa che ora è assodata, ma che 10-15 anni fa così non era. La Lega era da sola a fare certe battaglie. Lo vedete adesso ad esempio sul tema della riforma del Senato. La riforma che Renzi propone, che non è quello che noi avevamo fatto nel 2006, perché è tutta un'altra cosa questa, ma comunque è un concetto, quello di riformare una delle due camere, uscire dal bicameralismo perfetto, che la sinistra ha sempre additato come un attentato alla Costituzione, come un attentato all'equilibrio dei poteri, come qualcosa da avversare in tutti i modi. Nel momento in cui la Lega era riuscita nella legislatura 2001-2006 a ottenere una legge costituzionale e poi un referendum che andasse a toccare quella parte della Carta fondamentale, oggi invece il PD e Renzi e tutti i partiti che appoggiano questo governo invece convergono sul fatto che la Costituzione sul titolo quinto si può cambiare. E quindi vedete, questo è un esempio di come in 10 anni alla fine si è riusciti a fare una vera e propria rivoluzione culturale che sta comunque cambiando le cose. Sul tema dell'Europa e dell'euro è successa esattamente la stessa cosa. Se voi ricordate Umberto Bossi, quando si entrò nell'euro e quando si avviò, insomma, questo processo, che cosa disse? Disse che sarebbe stato un processo che avrebbe portato alla rovina la nostra economia,
la Lega da sempre non si è dichiarata anti-europeista, ma si è dichiarata contro il modello di Europa che stava nascendo. La Lega ha sempre denunciato il fatto che il modello europeo che nasceva dopo la Seconda Guerra Mondiale per cercare di pacificare il continente, per cercare di dare prosperità e sviluppo ai nostri territori, per cercare di far convivere quindi in pace e serenità le popolazioni, stava diventando un'altra cosa che avrebbe portato esattamente al risultato opposto. Ricordava prima Umberto, oggi noi abbiamo un modello di Europa che è un modello che ci impone una serie di regole, una serie di condizioni, un modello che in qualche modo vanno ad aggravare il lavoro delle nostre imprese e il lavoro del nostro sistema produttivo, rendendogli la vita complessa. Noi abbiamo un'Europa che addirittura entra all'interno di quelle che sono le regole civili di convivenza su cui si basa il nostro sistema della famiglia tradizionale. L'Europa vuole imporre un modello di società e cerca di farlo attraverso direttive, regolamenti e atti normativi, cercando di andare a incidere su questioni che originariamente non dovevano essere il tema di cui si trattava in Europa. L'Europa doveva essere lo strumento che garantiva un mercato unico europeo che permettesse a tutti di lavorare e di vivere in serenità. Quello era l'obiettivo. E sta diventando esattamente un'altra cosa. E questo Bossi lo disse in maniera chiara. Come Bossi, la Lega, vi ricordate, ci abbiamo fatto anche un manifesto su questa frase che disse nel 98, aveva previsto quello che sarebbe successo in questi anni, aveva previsto che questa ingerenza dell'Europa sarebbe stata poi un'ingerenza tale da andare ad azzerare l'autonomia dei paesi e la sovranità nazionale, e aveva previsto che un domani non troppo lontano le finanziarie dei governi sarebbero state scritte a Bruxelles e notificate via fax ai paesi. Questa sembrava una follia quando lo disse nel 98, fu deriso, la Lega fu additata come sempre di essere un partito retrogrado, rozzo e ignorante, e poi abbiamo visto che cosa è successo. Abbiamo visto il governo Monti, che altro che non è stato che proprio questa cosa qua, cioè un governo di tecnici legati, e Monti ha avuto un'esperienza da commissario europeo, legati a quel mondo, a quella burocrazia, a quel sistema di potere, e che ha fatto di fatto il commissario liquidatore del nostro paese. Cioè è venuto qui a far pagare ai cittadini, alla gente, alle fasce più deboli, quel debito che il sistema economico che regola il meccanismo del governo dell'Europa aveva creato. E poi entriamo nel merito del tema che è poi centrale oggi. E quindi anche noi siamo stati antisignani, abbiamo previsto prima degli altri quello che sarebbe successo. E che cosa possiamo fare noi per cambiare questo sistema? E che cosa possiamo fare noi per far passare il messaggio giusto? Quindi dicevo, noi non dobbiamo dire come Lega che siamo contro l'Europa, noi dobbiamo ribadire con forza il messaggio no euro, basta euro. Questo significa che noi vogliamo un'Europa in cui però i paesi non siano costretti a morire di Europa. E quindi la prima cosa, la prima emergenza su cui intervenire è quella di tornare a una sovranità monetaria. Questo perché? Perché voi capite bene che un paese, l'Europa oggi non è uno Stato federale, l'Europa è una confederazione, c'è un trattato per cui ogni paese formalmente avrebbe ancora la propria autonomia. In base ai trattati si va a legare su determinate materie su cui la struttura europea legifera. Ma nel momento in cui però uno Stato non ha più la possibilità di fare delle politiche monetarie e non ha più la possibilità di battere moneta e di regolare anche la moneta sulla base delle proprie esigenze e delle proprie economie, lo Stato smette di essere autonomo. E quindi di fatto oggi noi in Europa abbiamo dei paesi che hanno una sovranità limitata, che non sono dei paesi indipendenti a tutti gli effetti e che per la scellerata scelta di costituire l'euro si trovano in una condizione di schiavitù rispetto alla Banca Centrale Europea, che come voi sapete non è una banca centrale come quella degli stati, non è un prestatore di ultima istanza, non è una banca che può fare un'azione politico-economica, è l'insieme di banche private che regolano la nostra moneta. Quindi questa è la situazione in cui siamo. Abbiamo una moneta che non risponde a esigenze sociali, esigenze economiche, alle realtà dei singoli paesi, delle singole economie, e su cui quindi non si possono sviluppare delle politiche per rilanciare i consumi, per rilanciare gli investimenti, per rilanciare l'economia, ma l'euro è diventato uno strumento che sul nostro territorio sta portando alla situazione economica che noi viviamo. Questo perché i motivi sono disparati. Il primo l'abbiamo detto. Il primo motivo è che non possiamo fare delle politiche di svalutazione né delle politiche monetarie, perché siamo vincolati a un cambio fisso. Altro problema è proprio quello del cambio fisso, cioè come è stato pensato l'euro.
Clero altro non è che una cristallizzazione dei cambi a quello che era a inizio anni 2000. E tra l'altro nella cristallizzazione del cambio, visto che i nostri governanti non sono mai stati capaci in Europa di far valere le nostre ragioni, a differenza dei governanti di altri paesi, noi ci siamo trovati con un cambio fortemente svantaggioso, mentre invece i tedeschi nel cambio col marco sono trovati con un cambio molto favorevole alla loro economia. E questo che cosa ha comportato? Quello che sapete bene, al raddoppio dei prezzi senza avere allo stesso tempo un raddoppio del potere d'acquisto. Noi ci troviamo ad avere, a distanza di ormai 12 anni dall'entrata in vigore dell'euro, ci troviamo ad avere i prezzi raddoppiati ma i salari non aumentati in proporzione. A questo aggiungiamo la crisi economica, la crescente disoccupazione, aumentiamo il fatto che sono calati, il PIL del nostro paese è calato del 10% rispetto a qualche anno fa, distribuito però questa riduzione del PIL in maniera poco uniforme, tradotto, significa che i ricchi sono sempre più ricchi e le fasce di difficoltà sono sempre più in difficoltà, quindi si sta andando ad azzerare quella classe media che in territori come la provincia di Cuneo, ad esempio, è sempre stata quella che ha tenuto in piedi il nostro sistema paese. E allora, a fronte di questo, delle domande su come uscire da questa situazione e delle domande su come rilanciare l'economia andando a modificare questi tassi di cambio per cercare di rilanciare i consumi e per cercare di esportare di più sono necessarie. Ma il motivo lo capite in maniera molto semplice, è molto semplice da capire perché avere una moneta svalutata potrebbe aiutare a rilanciare i consumi, perché voi capite bene che se rispetto al marco tedesco, e perché parlo del marco, non anche il marco tedesco, perché la Germania insieme all'Italia erano i due paesi dal punto di vista industriale più forti all'interno del sistema Europa. Ovviamente quando si parla di Italia si parla di Nord Italia, ma in questo caso parliamo di sistema paese. Nel momento in cui, ma pur essendo due sistemi industriali molto forti, avevano caratteristiche completamente diverse, esigenze diverse. Il fatto di essere vincolati a una moneta forte cosa comporta? Comporta che noi oggi abbiamo prodotti tedeschi, manifattura tedesca che può essere acquistata a un costo più basso in Italia, ma allo stesso tempo loro si trovano a dover pagare un prezzo più alto rispetto al valore i prodotti che noi produciamo in Italia. Se noi potessimo disallineare le monete avremmo esattamente l'effetto opposto, cioè l'esempio che fa spesso Salvini in televisione, avremmo più facilità a acquistare prodotti italiani perché costerebbero di meno in Italia e quindi avremo magari il BMW che costa di più, ma saremo più agevolati a comprarci una macchina che magari potrebbe tornare a essere prodotta in Italia e non altrove in Europa, e avremo più facilità a esportare i nostri prodotti italiani nelle altre economie europee perché avremo un vantaggio sul prezzo, che poi altro non è che la concorrenza che in maniera diversa ci fanno i paesi extraeuropei, pensiamo alla Cina. E questa è un'altra grande contraddizione dell'Europa. Noi abbiamo creato un mercato unico con lo scopo di regolamentare i rapporti tra i paesi europei, il mercato europeo, pensiamo al caso eclatante delle quote latte. Qual è la logica delle quote latte? Facciamo produrre un tot di latte a tutti i paesi in modo che non se ne debba, se non se ne produca troppo, e tutti possano vendere allo stesso modo, è come sul latte e sugli altri prodotti. Il problema qual è? Che se però si regolamenta il mercato interno e non si tutela il mercato europeo dai prodotti che arrivano da fuori, tutto questo non ha nessun senso. Allora voi capite bene che noi abbiamo una serie di regole all'interno dell'Europa anche giuste, diciamo la 626 sulla sicurezza, sul lavoro, poi con le strutture, abbiamo una serie di diritti sociali che in tutta l'Europa, o quasi, sono comunque assodati e riconosciuti, che quindi per forza di cose comportano che il costo del lavoro sia più alto, perché se a un lavoratore, giustamente, a pagargli la pensione, ci sono i sindacati che una volta facevano battaglia per i diritti, ora la fanno un po' meno, però insomma che cercano di tutelare un certo tipo di diritto sociale, per forza di cose la manodopera costerà di più e quindi il prodotto finale costerà di più. Allo stesso tempo, come puoi competere con dei paesi come la Cina o come i paesi del Sud America, i paesi extraeuropei, dove queste regole sociali, questi diritti non ci sono e quindi l'operaio può essere pagato un dollaro al giorno? È evidente che l'operaio in Cina che viene pagato un dollaro al giorno lavorerà e produrrà un frigorifero che costerà la metà importato sul mercato europeo. Ma questo è un grande difetto, una grande contraddizione dell'Europa. Il fatto che l'Europa non metta delle barriere commerciali per impedire a quei prodotti fabbricati in quei paesi dove non si rispettano gli standard minimi e le regole sociali di tutela del lavoro che ci sono in Europa di entrare qui. Quindi questa è un'altra grande contraddizione. Noi abbiamo un sistema europeo che da una parte lega
la nostra economia e il nostro cambio a una moneta più forte, che è il marco, tramite l'euro. Ci toglie la possibilità di fare delle politiche economiche sulla moneta, quindi di mettere moneta e svalutare, o comunque fare delle politiche sulla moneta perché abbiamo ceduto la sovranità monetaria, ci mette delle quote di produzione, l'agricoltura in primis, dicevamo prima, perché tutti dobbiamo lavorare all'interno dell'Europa, ma allo stesso tempo però non ci protegge da quei paesi fuori dall'Europa che non rispettano queste regole. Allora voi capite bene che impostata così è una grandissima fregatura. Qualcuno di voi potrà dire, però nell'Europa c'è anche del positivo, perché pensiamo ai vari contributi che arrivano dall'Europa, la PAC, i contributi agli agricoltori, piuttosto che i contributi che vengono dati ai vari enti locali per i progetti di riqualificazione, o insomma tutta quella che è la programmazione e la pianificazione europea. Attenzione, non è che sono soldi degli altri, sono sempre soldi nostri. L'Italia ogni anno manda dei soldi in Europa, paga all'Europa. Quello che torna attraverso questi fondi strutturali, attraverso le varie misure che fanno arrivare risorse europee sul territorio, sono meno rispetto a quelle che noi diamo, perché l'Italia è un paese che contribuisce molto, essendo uno dei paesi più ricchi dell'Unione, e questo gap che si ha tra quanto si versa e quanto ritorna sono le risorse aggiuntive che vengono elargite invece ai paesi che sono entrati recentemente nell'Unione Europea, che sono più poveri, più deboli strutturalmente. Pensiamo a tutti i paesi dell'est che sono entrati recentemente, la Polonia, la Romania, la Bulgaria, ma all'interno anche della vecchia Europa, e il Portogallo, la Spagna, che sono paesi più in difficoltà rispetto a noi, e quindi noi ci troviamo anche lì a essere nuovamente fregati, cioè a contribuire di più rispetto al ritorno che abbiamo. Poi che noi piemontesi ci siamo abituati a questo è un altro discorso, perché per quanto ci riguarda c'è una grave in più, che la situazione a livello nazionale è esattamente la stessa, perché voi sapete bene che per ogni 100 euro di tasse che noi paghiamo a centallo, qui da noi ne torna al 30%, il resto viene speso altrove nel paese. E allora però capite che le fregature cominciano a essere un po' tante, e quindi questa è l'inquadratura in cui noi ci muoviamo. Allora, cosa deve fare la Lega? È tutto da buttare via questa Europa e questa impostazione monetaria. Sicuramente il sistema euro è da buttare via, e quindi ben venga lo slogan basta euro e una forte rotta di collisione con questo tipo di politica. Quando ci dicono che il processo dell'euro è irreversibile, ci dicono una balla, perché nulla è irreversibile. Il sistema Europa è dato da dei trattati internazionali. I trattati internazionali si possono cambiare, sono come dei contratti, si può sempre recedere, certo ci sono delle condizioni, possono essere delle sanzioni, ma è sempre possibile uscire. Vedete, all'interno dell'Unione Europea non tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea fanno parte dell'euro, e quindi anche lì quando ci vogliono dire ma se usciamo dall'euro usciamo dall'Europa, argomento che viene usato spesso per spaventare, ci dicono una enorme cavolata, perché così non è. Si può restare nell'Unione Europea rinunciando alla moneta unica o uscendo dal sistema della moneta unica. Ma vi dicevo, tolto la questione della moneta, c'è del buono in Europa? Dal punto di vista dell'impostazione, in teoria ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere, perché con un partito come il nostro, che vede nel superamento dello Stato nazionale e nella creazione di macro aree regionali omogenee il futuro, sicuramente l'istituzione europea è un punto di riferimento da tenere in considerazione. E quindi dire che siamo anti-europeisti, come ho detto all'inizio dell'intervento, è sbagliatissimo. Un'Europa che sia un'Europa dei popoli e che sia un'Europa dove i popoli possono esprimersi democraticamente sarebbe una grande opportunità, ma deve essere quindi un qualcosa di completamente diverso da quello che è oggi. Il governo europeo, noi non lo votiamo, la Commissione europea, che è l'equivalente del governo, non è votata dai cittadini, noi votiamo il Parlamento. E che cosa fa il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo fa poco o niente, ora il Trattato di Lisbona ha qualche potere in più di codecisione su determinati atti, in particolare sul bilancio europeo, ma la maggioranza degli atti che vengono fatti in seno all'Unione Europea sono atti che vengono fatti dalla Commissione, che è il governo, senza un controllo del Parlamento, che è l'unico organo in cui i cittadini sono chiamati al voto. E allora la prima cosa da fare è quella di andare a ripensare questo modello, e se vogliamo davvero che l'Unione Europea diventi una federazione, noi dobbiamo far sì che ci sia un controllo dei cittadini sul governo, perché per dirla in maniera semplice, io vorrei che Barroso o Van Rompuy dovessero venire qui a Centallo a incontrarsi con i cittadini, a spiegare quello che fanno e a risponderne, cosa che oggi non succede,
perché i commissari europei non hanno alcun tipo di controllo popolare, sono nominati dai governi, sono per lo più dei tecnici e sono delle persone che non hanno un contatto diretto col popolo, ma che rispondono ad altri poteri finanziari ed economici, che sono quelli che hanno tutto l'interesse a mantenere in piedi il sistema dell'euro, il sistema di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Quindi la prima cosa è creare un'Europa che sia democratica e su cui i cittadini abbiano un controllo. Altra cosa sarà quella di andare avanti con un tipo di politica che l'Europa oggi prevede e rende possibile, che è quella della creazione delle macro regioni europee. E poi qui chiudo. Oggi noi, siamo in Piemonte, facciamo parte già di un grande progetto, di un importante progetto di costituzione di macro regione, la macro regione alpina. Questo non è uno slogan, un qualcosa che ha detto Maroni in un intervento o in un'assemblea della Lega, è qualcosa che già è stato sottoscritto, che già esiste. Quindi il Piemonte faceva parte già prima di una macro regione a scavallo con la Francia, la regione, macro regione Alpi del Mare, che comprendeva il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta, la Provenza, la Costa Azzurra. Quindi aveva Savoia, quindi una grande area omogenea. E questo cosa serve? Serve fondamentalmente per il sistema dell'Unione Europea per accedere in maniera più agevolata a determinati contributi, a determinati bandi, a determinate politiche su cui interviene l'Europa. La strategia macro regionale alpina, che è stata sottoscritta, ha allargato quest'area coinvolgendo tutte le regioni che si affacciano sulle Alpi, quindi coinvolgendo anche le altre regioni del nord Italia, della Padania, visto che siamo all'incontro della Lega, quindi diciamo le cose, chiamiamo le cose col loro nome, e anche le altre regioni francesi, l'Austria, la Slovenia e la parte meridionale della Germania, che appunto si facciano sulle Alpi. Questa strategia della macro regione alpina, dell'euro regione alpina, prevede dei finanziamenti consistenti su alcune politiche che sono le politiche occupazionali, la sostenibilità ambientale e il sistema delle energie rinnovabili e delle infrastrutture. Quindi si tratta comunque di politiche importanti che in autonomia questi territori, grazie alla normativa europea, potranno iniziare a svolgere insieme. Quindi ci sono delle opportunità per chi ha un pensiero autonomista e federalista come il nostro. E la stessa vocazione autonomista che oggi c'è, indipendentista, in Catalogna, in Scozia, nelle Fiandre, potranno trovare una soluzione soltanto se c'è un'Unione Europea che è pronta a dare voce a quei popoli, a riconoscere quei popoli. Quindi l'interlocutore della struttura europea, a mio avviso, è bene che ci sia. Certo è che dobbiamo profondamente cambiarla. E per cambiarla profondamente, c'è poco da fare, bisogna che i partiti, come la Lega, che hanno questa missione, che hanno questo punto di vista e che vogliono cambiare questo sistema, siano sempre più forti. E perché dico questo? Perché noi non dobbiamo cadere nella trappola del gioco che c'è all'interno del Parlamento europeo tra la grande famiglia dei socialisti e la famiglia dei popolari. Sapete che ci sono i gruppi all'interno del Parlamento europeo che racchiudono dentro i vari partiti, i vari parlamentari in base all'appartenenza politica. I due gruppi principali, che sono il PPE, il PS e il PS, che è il Partito Socialista Europeo, quindi la sinistra e il centro-sinistra e il centro-destra per classificarli, che noi immaginiamo, ormai anche nella politica nazionale non riusciamo più a immaginarli contrapposti perché governano insieme ormai da monti in avanti, però che abbiamo sempre immaginato come contrapposti, i cittadini devono sapere che in Europa non sono mai stati contrapposti e che quindi i due gruppi che racchiudono il 70% dei parlamentari europei votano tendenzialmente sempre allo stesso modo, cioè ratificano tutto quello che la Commissione propone. E quindi non c'è un dibattito in seno al Parlamento europeo tra le due grandi famiglie popolari socialisti. Ci sono poi degli altri gruppi, la Lega adesso faceva parte del gruppo ELD, che è Europa, Libertà e Democrazia, insieme a una serie di partiti, chi più chi meno presentabili, diciamoci la verità, avete sentito parlare di Nigel Farage, quello dello UKIP, che è un partito fortemente eurocritico inglese, poi avevamo anche dei compagni di viaggio, devo dire, un po' bizzarri, però insomma, tendenzialmente era un gruppo di persone e di partiti contro questo sistema dell'Europa. Più forza avranno i partiti contro questo sistema e più avranno possibilità di cambiarla per davvero l'Europa. Quindi da una parte la battaglia in seno europeo, dall'altra dovremo dotarci di governi che quando vanno a trattare in sede europea non siano dei governi, scusate il termine, con le braghe calate, perché la costante delle nostre politiche è stata quella di avere sempre e comunque dei governi che non hanno saputo fare gli interessi del nostro paese. Parlavamo prima di agricoltura, gli stati che la fanno da padrone su quelle che sono le regole dello sviluppo agricolo non sono i paesi a forte vocazione agricola, come potrebbe essere il nostro, ma sono i paesi del nord Europa e i francesi, perché i francesi hanno interessi che sanno fare.
Ma capite che andare a contrattare la distribuzione dei fondi PAC in un modo o nell'altro è dirimente per il rilancio della nostra agricoltura. E quella è una cosa che si fa in sede di contrattazione in Europa tra i governi. E il fatto che quindi il nostro paese sia fortemente penalizzato non è frutto di un complotto, ma è frutto dell'incapacità dei vari governi che sono susseguiti di andare là a farsi valere. E allora questi sono i due fronti su cui operare. Da una parte dare più forza ai partiti che pensano all'altra Europa e siano al Parlamento europeo, e dall'altra avere dei governi più consapevoli che di politica europea ne parlino e che vadano là a farsi valere per quelli che sono gli interessi nazionali. E chiudiamo. Dobbiamo quindi sì salvare la struttura dell'Unione Europea, ma assolutamente riacquisire la sovranità monetaria e soprattutto riportare l'interesse nazionale al centro del dibattito, perché la balla che usano per giustificare tutto, cioè ce lo impone l'Europa, è una cavolata pazzesca. In altri paesi europei questo non succede. Esempio, concessione delle autostrade in Spagna, c'è una regola ora per cui le concessioni autostradali debbano essere messe sul mercato in tutta Europa, qui già è così. In Spagna, che sono delle concessioni reali, quindi sono dello Stato, le autostrade, la Spagna ne ha sempre detto bellamente: no, io me ne frego e le autostrade me le tengo, e quindi non applico la direttiva. Questo è un esempio, ma ce ne potrebbero essere altri mille. Quindi il fatto che i paesi siano sempre comunque obbligati a obbedire non è così. Ad esempio, sul tema della giustizia, cosa che voi non sapete magari, ma il motivo per cui l'Italia è costantemente sanzionata dall'Europa è perché non fa una riforma della giustizia. Provate a parlare in Italia di riforma della giustizia. Salteranno tutti quanti addosso, perché parlare di riforma della giustizia vuol dire cercare di salvare Berlusconi. Ormai è diventato questo il concetto. In realtà il motivo per cui l'Italia paga più multe, più sanzioni all'Unione Europea è perché ha processi troppo lenti, ha un sistema troppo farraginoso e perché non fa una riforma complessiva della giustizia. Eppure quello l'Europa ce lo chiede, ma non viene fatto. Quindi voi capite che il problema è che noi abbiamo dei governi che utilizzano lo scudo dell'Europa solo quando fa comodo per fare delle politiche che tendenzialmente ci fregano e rovinano la nostra economia. Quindi questo è il quadro in cui noi ci dobbiamo muovere. La Lega sta facendo delle buone battaglie su questo tema, Salvini sta riportando finalmente il dibattito sui temi europei in vista della campagna elettorale delle europee, a noi cercare di spiegare queste cose il più possibile e cercare di capire quanto dall'Europa e dal cambio delle regole europee possa dipendere un miglioramento della vita di tutti. Grazie. Grazie Riccardo Molinari, assessore regionale. Io passo la parola a Massimo Lirizzini. Come ci ha illustrato Riccardo, diciamo che nel contesto europeo intanto vediamo una carenza di democrazia. Alla base della Commissione europea e di ciò che è l'Unione europea c'è la democrazia che esprime solamente un Parlamento che ha poco potere, quindi diciamo che il potere vero è in mano di potentati, lobbies che non rispondono ai cittadini. E poi appunto ci sono questi stati, come adesso parliamo di Italia, mi piacerebbe parlare di Padania, però parlando di Italia contribuiamo in maniera contingente ai fondi salva stati, ai meccanismi europei di stabilità, che poi in effetti si va a vedere in profondità questi soldi, ci dicevano che andavano a salvare la Grecia, in realtà questi soldi non andavano al cittadino greco a incentivare le infrastrutture greche e il sistema sanitario o cose della Grecia, andava invece a ripianare i debiti delle banche. Quindi questo meccanismo lo lascerei a spiegare a Massimo Lirizzini, sicuramente più indicato che me. A te la parola Massimo. Allora, buon pomeriggio a tutti, io mi presento, io faccio parte di un gruppo internazionale che da 60 anni si occupa di macroeconomia, politica estera, e da alcuni anni collaboriamo con la Lega per un progetto specifico che si chiama Glass-Steagall. Tecnicamente è molto semplice da capire, è la legge che fece Franklin Delano Roosevelt nel 1933 per porre fine alla crisi del 29. Vuol dire semplicemente separare le banche, le funzioni delle banche. Ci sono due tipi di banche, c'è la banca commerciale, quella sotto casa che si occupa di depositi e prestiti, e ci sono le banche d'affari, quelle che fanno speculazione. Prendono i soldi e producono soldi o carta straccia. Questo è la prima cosa da capire, che poi spiegherò in successione.
Ora, quando si parla di economia, purtroppo, in questi ultimi 20 anni, in realtà tendono a farti pensare alla finanza. Quando si parla di economia ti fanno vedere le borse, ebbene le borse non hanno niente a che fare con l'economia. L'economia è il prodotto dell'attività degli esseri umani e del pensiero degli esseri umani. L'economia c'è quando l'essere umano produce qualcosa e quando migliora con il proprio lavoro e la propria tecnologia la capacità di vita, la durata di vita dei suoi simili. Questo è quando l'economia funziona, non quando le borse vanno su, fanno guadagnare i soldi a chi in realtà non produce niente e anzi va a, ad attaccarsi come un cancro all'economia reale, giusto? E per capire bene tutto questo sistema bisogna capire e bisogna ricordarsi delle truffe, delle balle che ci dicono. La prima grossa balla è che dicono che non ci sono soldi. Qualsiasi cosa bisogna fare, un ospedale, mettere in piedi, non so, in un paese crollato, di fare degli argini, delle dighe, finanziare la polizia, tenere le carceri come si deve, dicono che non ci sono soldi. Non è vero niente. Il mondo non ha mai avuto così tanti soldi come in questi anni. Solo dal 2008, quindi negli ultimi 5 anni, tra le banche centrali americane, europea, britannica, canadese, giapponese, sono stati stampati più di 30.000 miliardi tra dollari, euro, yen e sterline. Faccio un piccolo esempio: la Banca Centrale Europea, solo da quando Draghi è presidente, ha stampato 3.000 miliardi di euro da nulla. 3.000 miliardi, e ne va a stampare altri 1.000, l'ha detto settimana scorsa. L'Italia partecipa alla Banca Centrale Europea per il 15%. Facciamo finta che questi 3.000 miliardi stampati dal nulla, al posto di essere stati dati ai drogati dei mercati, sono stati dati all'Italia. 450 miliardi ci sarebbero toccati. Sapete con 450 miliardi quanti investimenti si fanno? Altro che imprenditori che si impiccano, aziende che non hanno lavoro, aziende che chiudono, lo Stato che non paga chi lavora per sé, per lui, eccetera. Quindi i soldi ci sono, soltanto che vengono dati a chi ha la speculazione. E che cosa fa la speculazione? Genera carta straccia. Perché uno dice, ma come mai tutti questi soldi sono in giro ed effettivamente in circolo non ce ne sono? Molta gente, molti imprenditori vanno in banca e la banca gli dice non ti do soldi. Tutte scuse, il fatto che le banche non hanno più liquidi da dare. I mutui. Soldi non ne girano, eppure continuano a stamparne. Come mai? L'ho detto prima, perché la speculazione produce carta straccia. Carta straccia cosa sono? Le bolle speculative. Quelle che quando scoppiano poi fanno male. È scoppiata la bolla immobiliare nel 2008 e ha distrutto mezzo mondo. Quella bolla lì su che cosa era costruita? Sui mutui che davano anche alla gente che non lavorava. Eppure questa veniva vista come alta finanza. Quelli che facevano questo, che fanno ancora, se è chiaro, quelli che facevano questi imbrogli vengono pagati vagonate di miliardi. Per produrre cosa? Per produrre carta straccia. Allora, i soldi che questa gente continua a stampare servono a tenere in piedi queste bolle, perché sono tantissime le bolle, la bolla delle carte di credito, la bolla delle rinnovabili, la bolla dei prestiti degli studenti, no? La bolla dei leasing, delle macchine, tutte quelle che volete, ci sono un sacco di bolle in giro per il mondo. Queste bolle qui valgono 15 volte il PIL mondiale, cioè vuol dire che per pareggiare la carta straccia che c'è in giro, l'intero mondo dovrebbe lavorare senza spendere un centesimo per 15 anni. Riusciamo a capire quanto è grande questa bolla? È una cosa impressionante. Si parla di 1.500.000 miliardi di dollari. Io faccio fatica a dirlo, ma è impossibile anche da scrivere. L'Italia ha 2.000 miliardi di euro di debito pubblico. 2.000 miliardi. E c'è invece una bolla da 1.500.000 miliardi, cioè è una proporzione pazzesca. Ed è tutta carta straccia. Per finanziare questa carta straccia vi stanno ammazzando. Questa
assassina Christine Lagarde, lo dico. Il presidente del Fondo Monetario lancia l'allarme longevità. Per le politiche neoliberiste, una fetta della popolazione improduttiva è un peso che lo Stato non deve assumersi. I produttivi chi sono? I disoccupati, gli ammalati, gli anziani? Perché dicono, vivete troppo, troppo a lungo, e ci costate troppo. Pagarvi gli ospedali, pagarvi le pensioni, pagare le cure a quelli che poverini stanno poco bene, è troppo costoso. Non ve lo potete permettere, mi dicono. Come non ve lo potete permettere? Voi fate i casini e noi esseri umani non dobbiamo campare come esseri umani? Ve lo dico. Questo è nazismo. Io posso fare degli esempi raccapriccianti. In Gran Bretagna ammazzano 100.000 vecchi e malati all'anno, semplicemente non curandoli. Hanno bruciato 15.000 feti per produrre energia. Lo stanno facendo adesso, eh? Non nei lager nazisti, in Gran Bretagna, non in Corea del Nord. Dal 2008, da quando la Grecia è passata sotto tutela del Fondo Monetario, della BCE e dell'Unione Europea, la mortalità dei bambini è aumentata del 50%, non è un piccolo scartamento statistico, 50%. Se in Grecia perdi il lavoro non hai più diritto alla sanità, puoi anche soffrire una malattia leggera come il diabete, ma se non hai soldi di comprarti l'insulina, crepi, muori. In Grecia stanno sparendo tutti i boschi e tutti i giardini perché non hanno più soldi per pagarsi il gas, il gasolio, la benzina, e quindi tagliano gli alberi per riscaldarsi, per cucinare. Perché? Perché la Grecia era indebitata, e qui arriva la fregatura, debito. 20 anni fa hanno detto arriva la globalizzazione, è la novità. In realtà, se uno dovesse guardare la storia degli ultimi 3.000 anni, la globalizzazione è la normalità. Nel senso, se voi guardate la cartina dell'impero persiano, dell'impero romano, dell'impero britannico, esistevano dei vasti territori, no? Dove non c'erano stati, nazioni, dove non c'erano dazi, dogane, confini, e dove le multinazionali, una volta la Compagnia delle Indie Britannica olandese, facevano circolare merci, capitali ed esseri umani senza avere nessuna legge che gli rompesse i giochi, capito? Quindi loro prendevano di tutto e spostavano di tutto per fare i loro esclusivi comodi. La stessa cosa stanno facendo da secoli in Africa. L'Africa è il continente più ricco sotto forma di risorse. Qui appena scavi viene fuori di tutto, petrolio, gas, uranio, cobalto, oro, terre rare. Eppure gli africani sono le persone più povere dell'elite che ci sono. Perché? L'ideologia dell'impero è colonialismo, vuol dire andare a rubare qualcosa a qualcuno. Perché se tu non crei ricchezza, la devi rubare. È ovvio. E da sempre queste poche famiglie che controllavano gli imperi sono quelle che controllano la finanza e soprattutto il credito oggi come oggi. Il mondo è controllato da circa 150 grandi società, che sono società finanziarie, banche, assicurazioni, fondi di investimento e grosse multinazionali. E sono quelle che vengono davanti allo Stato, parlava prima di Catalogna. Quando Artur Mas è andato a Bruxelles a dire adesso noi facciamo l'indipendenza, vogliamo comandare anche noi, è stato preso, scusate il termine, a calci nel sedere e a pesci in faccia. Quindi ha detto tu, se vuoi i soldini nostri, vieni qui e ci vendi tutte le infrastrutture e tutto il bene pubblico catalano, le autostrade, gli ospedali, le scuole, le poste, altrimenti non ti danno i soldi. Ma non solo non ti danno i soldi, non ti danno neanche i farmaci. Loro ti controllano dall'A alla Z. E quindi sei costretto a rimanere esattamente come gli imperi, il loro schiavo. Quindi o fai quello che loro ti ordinano, o tu non sarai mai libero.
ma soprattutto non sarei mai neanche vivo. Perché se ti tolgono le forniture di medicinali, come stanno facendo in Grecia, la gente crepa. In Africa come fanno a potersi continuare a rubare di tutto? Con la corruzione. In Africa per anni, per decenni, ci sono stati al potere i cannibali, Idi Amin Dada, Bokassa. Questa gente si mangiava gli esseri umani. C'è mai stato l'ONU, il Fondo Monetario, qualche tribunale dei diritti civili che gli ha detto qualcosa? Tutto niente, non gliene fregava niente. Perché? Uno ti diceva, io ti do 4 soldi. Tu fai quello che vuoi, mangiati la gente, fratelli, fai quello che vuoi. Con i soldi che ti do non devi investirli, non devi fare infrastrutture. Ti corrompi magistrati, polizia, giornalisti. E noi ci dai tutto quello che a noi interessa, il lavoro, i diamanti, alle foreste, le concessioni marittime e tutto. E loro continuano a portarsi via i soldi e le ricchezze in questo modo qui. Ripeto, questo è un modo di fare tipico del colonialismo. Ripeto, non è la globalizzazione, non è niente di nuovo, è 3.000 anni di storia. Perché chi controlla i soldi e il credito controlla il mondo. C'è la storia famosa dei conquistadori spagnoli che tornavano indietro con navi cariche, galeoni carichi di oro. Pensate che questo oro andava alla corona spagnola? No. Alla corona spagnola andavano le briciole. Quell'oro lì andava ai banchieri italiani, genovesi, perché erano loro che finanziavano la corona spagnola. Anche adesso siamo in questa situazione, in cui centinaia di milioni di persone, europei, italiani, tutto quanto, non hanno sovranità monetaria. E quindi siamo obbligati a fare quello che vogliono loro. Obbligati perché abbiamo dei traditori come politici, sia chiaro. Nessuno ci obbliga. Ci hanno venduto attraverso questi trattati che hanno firmato senza chiederci niente. Ma quello che a noi interessa è capire qual è il principio che c'è dietro, il perché tutto questo sta accadendo. Perché devono distruggere dalla famiglia alla gente che lavora? Oggi uno che lavora è visto come un criminale, cioè se tu lavori vieni vessato in tutti i modi, no? Sei un criminale se tu lavori, soprattutto se produci, se speculi no, ma se lavori, se sei produci la terra, se lavori la terra, se produci tecnologia, ferro, eccetera, eccetera, sei visto come un nemico. E allora dobbiamo capire qual è stata l'uscita dalla crisi del 29, che è esattamente la crisi che stiamo vivendo adesso, cioè qui le bolle sono scoppiate, e questa crisi è stata battuta, diciamo, attraverso quella legge che dicevo prima, cioè semplicemente sono state separate le banche e hanno detto quelle che hanno una carta straccia falliscono, lo Stato non le salva più, non gli dà più un centesimo, avete giocato alle slot machine, avete perduto, fatti vostri. Li mettiamo anche in galera, così fece Ferdinand Pecora, il procuratore italo-americano, che agli ordini di Franklin Delano Roosevelt fece passare davanti tutti i banchieri e molti di quelli finirono in galera. Invece noi ultimamente i banchieri gli diamo un sacco di soldi, Monte Paschi, gli diamo soldi, no? Si parlava di Spagna o di Grecia. Noi abbiamo versato 51 miliardi di MES in 2 anni, dobbiamo dargliene ancora più di 75, alle banche di fatto spagnole, tedesche e francesi, e con questi soldi loro vengono qui e ci comprano le nostre aziende. Ci voleva un genio come Monti, come Letta, come l'ultimo qua, come si chiama, il Grullo di Firenze, a fare una cosa del genere. Cioè noi ci stanno comprando le aziende con i nostri soldi, noi diamo soldi a queste banche, le loro banche finanziano le loro aziende e noi ci portano via tutto, dalla Ducati alla Telecom. Ma siamo noi che paghiamo, sia chiaro, siamo noi che paghiamo. Quindi Roosevelt disse no, io non devo massacrare la mia gente, non devo fare politiche di tagli e tasse, perché non è che ce ne impongono soltanto adesso, no? I colonialisti hanno sempre impedito lo sviluppo dell'economia reale e del bene della popolazione, perché l'usuraio mica fa i vostri interessi. Mi deve portare via tutto l'usuraio. E siccome il sistema monetarista è intrinsecamente usuraio, non è che quello che stiamo vivendo adesso è la prima volta nella storia che capita.
È sempre così che è capitato. Gandhi nel 1945 diceva: per secoli 300.000 britannici hanno rubato tutto, 300 milioni di indiani. Tanto vero che lui, quando andava in giro con il suo telaio a farsi il suo sale, la sua veste, lo faceva per dire, perché non era rimasta in piedi neanche una fabbrica in India, ma neanche la fabbrica per produrre gli spilli, gli aghi. Ed è quello che sta accadendo in Italia specialmente. Cioè si stanno deindustrializzando, stanno facendo tavola rasa. Le industrie qui non dovranno più esistere. Ma ripeto, questo è il loro modus operandi. Le loro colonie, perché c'è stata la rivoluzione americana? Perché hanno detto: voi qui noi vogliamo farci le nostre infrastrutture, le nostre imprese, le nostre fabbriche, le nostre energie, no? E voi ce le impedite, sì, perché l'impero britannico e tutti gli imperi, sia chiaro, agiscono così. I vasti territori devono essere dei posti dove rubare. E quindi che cosa era concesso agli americani? Cotone, tabacco o qualche altra cosa, ma assolutamente vietato la capacità creativa, assolutamente vietato la trasformazione e la fabbricazione. Tutto quello, le materie prime andavano in Gran Bretagna, dove venivano lavorate dalle loro fabbriche. Solo in quel modo loro riescono a tenere l'impero. Ed è quello che stanno facendo con l'Europa, distruggere la capacità produttiva, indebitandoti. Sapete, noi in 30 anni quanto abbiamo pagato solo di interessi? No, perché vi dicono che l'Italia ha più di 2.200 miliardi di euro di interessi. Ma non vi dicono quanto abbiamo pagato in 30 anni. Noi in 30 anni di interessi abbiamo pagato 3.000 miliardi di euro. Sapete cosa sono 3.000 miliardi di euro per 60 milioni di italiani? Ciascuno di noi in 30 anni è stato derubato di 50.000 euro. Noi, ciascuno di noi, 50.000 euro ha passato ai banchieri di interesse, soltanto perché loro si arrogano il diritto di controllare il nostro credito. Perché non esiste scritto da nessuna parte che il banchiere deve stare sopra lo Stato sovrano, comunque governato, comunque gestito. Ma qual è l'entità che è preposta, a parte il banchiere privato, a gestire il credito? Uno Stato. La rivoluzione americana, Stato federale, è stata quella il vero succo della rivoluzione. Dire: no, io non voglio più avere niente a che fare con i banchieri privati che vengono a darmi il soldo. Il soldo me lo stampo io. Così fece Alexander Hamilton. Perché io rappresento lo Stato. E che cos'è lo Stato? Attraverso la assemblea, diciamo, dei rappresentanti del popolo, il congresso da loro, il parlamento da noi, no? Noi eleggiamo dei politici e sono questi politici che devono fare il nostro interesse. Soltanto in questo motivo dei politici sono legittimati a governare, soltanto se si impegnano a fare l'interesse del popolo, della nazione, dei cittadini presenti e futuri. Questo vuol dire pensare agli investimenti. Però per fare investimenti c'è bisogno di credito. Credito sulle idee. Il soldo è semplicemente un medium. Il soldo di per sé non ha nessun valore intrinseco. Quello che conta, ripeto, è il credito e l'idea che hai in mente. È quello che fa diventare una società produttiva e soprattutto che crea nuova ricchezza. Perché quelli che vi dicono taglio tasse vi frodano. È come se vi dicessero che non esiste la possibilità di creare nuova ricchezza, invece non è vero. Non è che quando Adamo ed Eva sono venuti qui, gli hanno dato due valigette, 24 ore pieni di soldi, e hanno detto: adesso questi qua dovranno battagli per l'eternità. La ricchezza si crea. E come abbiamo visto, i truffatori se la stampano la ricchezza e poi ve la fanno pagare a voi. Perché? Perché stampare soldi a cacchio c'è un problema. Si crea scoppio dell'iperinflazione. Quindi loro stampano i soldi, ve li mettono a voi sul conto come debito e poi vi massacrano. Tagli tasse, meno sanità, delinquenti in giro perché le galere costano, quindi dobbiamo buttarli fuori, perché è quello che stanno facendo. Facciamo bene che non rientrino, così tagliamo anche le forze dell'ordine. In più c'è un grosso problema che si chiama realtà, che continuando a derubare l'Africa e gli africani continuando a fare figli, nei prossimi anni abbiamo 200 milioni di africani che verranno da noi, perché quando è finito l'impero romano
ed era un impero, non c'è stato verso, siamo stati invasi. Ora l'Europa sta finendo come civiltà, la civiltà, ripeto, sono le infrastrutture che cadono, sono i diritti, è la gente che lavora, non sta finendo lavorando a nessuno, noi stiamo continuando a perdere lavoro. Negli ultimi anni, tanto per restare in agricoltura, l'Italia ha perso 100.000 aziende agricole, 100.000, ha perso 10 milioni di capi di bestiame, ma di prima mano, non capi di bestiame in serie, specialmente quelli che si dicono fare le specialità delle varie zone. Noi ci stiamo impoverendo in una maniera che la gente non ha ancora ben capito qual è la situazione, altro che luce in fondo al tunnel. No? Quindi quello che stanno facendo è proprio quello di creare guerre e scontro tra popoli. Ripeto, questo è un modo sempre usato dagli imperi per poter mantenere il controllo. Non c'è una novità adesso, ma se uno tiene in mente come funziona l'impero, allora è in grado di fare previsioni che poi si perché non si tratta semplicemente di, va bene, fare quattro conti a livello di finanza, si tratta di capire la cultura, cioè perché queste cose accadono e come hanno fatto grandi personaggi. Questo è un dipinto di Raffaello, ma voglio dire, a parte questo c'è stato Machiavelli, Shakespeare, Schiller, Verdi, voglio dire, loro hanno sempre capito che l'umanità, in sintesi, può essere gestita da due entità, uno è l'impero e uno è la Repubblica. L'impero è Sparta, la Repubblica è Atene. L'impero è Aristotele, e qua giù lo vediamo vicino dalla parte di qui, con a fianco Diogene buttato giù per terra, il filosofo del pessimismo, è uno che pensa ai problemi che vede lì davanti, mentre dall'altra parte Platone, sotto vestito da figurato da Leonardo da Vinci, dice che invece l'umanità può arrivare a scoprire i principi che reggono l'esistenza dell'universo, farli propri e così proseguire verso lo sviluppo dell'umanità. Negli ultimi 50 anni o 60 anni è successa una cosa che non è mai successa nei milioni di anni di vita dell'umanità. Che cosa? Che gli esseri umani, grazie alle nostre scoperte dei nostri padri, vivono anche il 50% in più. E questo è successo grazie a quelle che sono le scoperte scientifiche, e quindi che è la materia prima, specialmente di noi italiani, che è la capacità creativa. Questa è l'economia. Però ci vuole qualcuno che protegga e che favorisca lo sviluppo di queste attività. Ed è chiaro che non puoi darmi in mano dei criminali nazisti che ti vedono come un costo, o che ti vedono come una gallina da spernare fino a che, come fanno gli usurai, non hai più niente. No, ci vuole un altro tipo di approccio. No? E che è quello che devi far sparire il nemico. Il nemico è l'usura, la speculazione. Ecco perché poi ritorneremo a discutere di quelle banche. Questo è quello che disse Franklin Delano Roosevelt, quello che, ripeto, riuscì a terminare la crisi del 29. Disse: io sono giunto alla conclusione di tutto ciò che di economia mi è stato insegnato all'università degli esperti in materia si è rivelato falso. Infatti lui, nel 1933, non fece come fecero i suoi predecessori, quello come fece Monti, Napolitano, Draghi, cioè tagli e tasse, massacri della popolazione, lui fece esattamente il contrario. Disse: no, io devo investire, io Stato devo investire, capito? E lui che cosa fece in pochi anni? Lui ha preso in mano gli Stati Uniti, che la disoccupazione sfiorava il 25%. In 6 anni l'ha praticamente azzerata. E che come ha fatto? Ha messo al lavoro 15 milioni di persone. Hanno costruito 160.000 km di strade asfaltate, 800.000 km di strade sterrate, 80.000 ponti, 40.000 scuole, 1.000 aeroporti, hanno fatto mettere a dimora più di 3 miliardi di alberi e hanno costruito un'infinità di dighe, tralicci, ferrovie, soldi pubblici per dare lavoro alla gente. Perché se la gente lavora, crei nuova ricchezza. Se tu ammazzi la gente, il debito continua ad aumentare. Mi spiace, ma voglio dire, non ci vuole un genio per capirlo. Hanno aumentato l'IVA e diminuito l'introito. L'hanno aumentata ancora, diminuirà ancora. Chiudono le fabbriche, con cosa pagherai le pensioni?
se la gente non lavora, con cosa pagherai le pensioni? Con cosa manterrai l'apparato produttivo? Non esiste. Ma ripeto, tutto questo non succede a caso, succede perché chi governa questa Europa, ma non soltanto l'Europa, sia chiaro, perché guardate che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono messi esattamente nella stessa condizione. No, noi europei siamo proprio i peggi in assoluto, sono quelli che abbiamo lasciato con le chiavi di casa, il portafoglio e tutto quanto a questi banchieri, ma gli altri sono messi ancora peggio, sono messi al nostro stesso livello, non esiste che l'Inghilterra sta meglio, infatti spesso purtroppo con Borghi sono molto in disaccordo. L'Inghilterra, ripeto, sta ammazzando le proprie persone. Adesso se tu sei in Inghilterra, sei giovane, vuoi andare all'università, o sei straricco, quindi ti paghi qualcosa come 15.000 euro di tasse all'anno, oppure non ci vede più. Questa non è civiltà. Questo si ritorna, voglio dire, al medioevo, al federalesimo. Negli Stati Uniti, la riforma Obama sta ammazzando persone, non gli dà più una cura. Però ha dato decine di migliaia di miliardi alle assicurazioni. Ha detto che le banche le chiamano too big to fail, cioè troppo grosse per farle fallire, ma anche too big to fail, troppo grosse per mandarle in galera. E guardate che quelle banche lì, no, sono state multate, ma nessuno è finito in galera, per riciclaggio di soldi della droga, delle mafie, traffico d'armi, finanziamento dell'Al-Qaeda, truffa dell'Libor, dell'Euribor, delle carte di credito, dei tassi di cambio. Questi sono i mercati a cui Napolitano ordina di chinarci. Queste sono le mafie. In Afghanistan, dove ci sono americani e britannici, dove ci sono anche le nostre truppe, in 10 anni il traffico, il commercio di droga è aumentato di 40 per. Noi siamo in Afghanistan a far sì che i trafficanti di droga possano produrre e commerciare. Sapete perché? Perché tutti quei soldi fanno bene, tra virgolette, alle borse. Borse marciano soldi tutti i giorni, altrimenti i titoli domani mattina scoppia tutto. La situazione è questa. Ecco perché traffico di droga, liberalizzazione della droga, privatizzazione, che cosa vuol dire? Privatizzazione vuol dire che usi la centrale elettrica, la ferrovia, l'autostrada per creare, come sottostante, per creare nuove bolle, perché è quello che stanno facendo. Perché non pensate che far andare una ferrovia vi fa guadagnare, sia chiaro. Infatti Italo è già in deficit, 3 anni che continua a perdere soldi e già viene a bussare dallo Stato, no? Ma non soltanto, lui riesce a perdere soldi sulla tratta TAV, cioè che non è quella dove la gente paga e non è neanche costretto a fare i servizi secondari. Lì ci vuole lo Stato che li fa andare, per dire, cioè liberalizzati che noi dobbiamo guadagnare, dicono, e poi le perdite sono dello Stato. Ma lo Stato siamo noi, cerchiamo, e poi alla fine chi paga siamo noi. Allora, com'è possibile che dal dopoguerra, 1945-50, in pochissimi anni, un Occidente distrutto, un Giappone distrutto, in pochissimi anni è diventato una potenza economica immediata, specialmente l'Italia, partendo da zero, da sotto zero, perché eravamo distrutti. E poi a un certo punto abbiamo smesso di fare quello che sapevamo fare, cioè costruire ricchezza. Perché in quegli anni lì, l'eredità di Franklin Delano Roosevelt, il sistema di Bretton Woods, diceva che investire in infrastrutture pubbliche era il modo migliore per creare ricchezza, nel senso che c'era uno Stato che investiva, faceva le autostrade, portava con Enrico Mattei, con Leni, il gas, i gasdotti, le centrali elettriche, faceva di tutto. Non soltanto mettevi al lavoro persone, ma soprattutto ti servono persone altamente qualificate, no? Oltre a questo modo, dappertutto, dal Veneto al Friuli, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, alla Liguria, quando le infrastrutture erano pronte, l'imprenditoria privata poteva attaccare, perché diceva: c'ho l'energia, c'ho il gas, c'ho il telefono, c'ho la strada, c'ho la ferrovia piuttosto che il porto, era stato costruito e quindi questo ha messo in moto quella che poi è diventato il boom economico italiano. E produrre come si deve, quando uno Stato fa il suo dovere, cioè quindi protegge l'economia, dazi e dogane, ma soprattutto qui
io proprio ricordare, cambi fissi, perché noi perfino negli anni 70 abbiamo il cambio fisso col dollaro, vuol dire che l'economia ha fatto boom, ci sono i dati. In più, guardiamo degli esempi concreti. I grandi industriali creavano così tanta ricchezza da poter trattare i propri operai come dei principi. Negli anni 50 Adriano Olivetti, nelle sue mense, dava due volte la carne a settimana quando nel resto d'Italia la carne non la mangiava nessuno. Io vengo da Varese, Borghi, quello De Vinis, ha costruito Varano Borghi, un paese, con le villette per gli operai. La stessa cosa ha fatto un imprenditore Crespi, Busto Arsizio, sempre dalle mie zone, dalla parte di Bergamo, che è diventato un centro UNESCO, anche lì voglio dire, cioè questi mettevano le tessiture, i tessifici, e i loro operai facevano le villette a schiera. C'era Bursters anche, insomma Lombardia. Esatto. Quindi voglio dire, è evidente, negli ospedali i figli dei dipendenti venivano mandati in colonia, negli ospedali pubblici. A Natale chiamavano i figli dei dipendenti, davano i regali. Quindi fare impresa non vuol dire massacrare la gente, anzi, vuol dire che tu puoi fare tanti soldi da permetterti di rendere veramente la ricchezza diffusa. Poi a un certo punto tutto è finito. Andiamo a vedere che cosa è successo. Nel 1971 questo è finito. Prima hanno ammazzato un po' di gente. Mattei, Olivetti, i fratelli Kennedy, Martin Luther King, no? Poi sono andati avanti, voglio dire, con Alibutto, con Indira Gandhi, Alfred Raso, cioè li hanno ammazzati, hanno continuato a ammazzare questa gente che diceva credito per lo sviluppo, per il lavoro, per le infrastrutture, che rasi al suolo. Poi è arrivato Nixon che assieme a Kissinger, Rockefeller, Rothschild dice basta, non si può più andare avanti a costruire tutta questa ricchezza. Quindi chiudiamo gli accordi di Bretton Woods, torniamo a fare le speculazioni sui cambi, quindi aboliamo il sistema dei cambi fissi, no? E inventiamoci l'Occidente che da produttore di ricchezza diventa consumatore di ricchezza. Le famose acciaierie di Pittsburgh hanno cominciato e sono state delocalizzate. E da lì poi è iniziato il casino. Cioè al posto di investire in tecnologia, al posto di fare ferrovie in Africa, c'erano progetti già nel 1800, francesi, giapponesi, dire andiamo a sviluppare queste persone, perché lì c'è un mercato oggi, 4 miliardi di persone non hanno niente. Quindi chi dice che siamo in sovrapproduzione dice delle scemenze assurde, cioè i 4 quinti del mondo, dell'umanità, non ha niente. Da lavorare ce n'è per decenni, per secoli. Eppure siamo costretti a chiudere le fabbriche, quando ripeto c'è da sviluppare il mondo, c'è da portare la civiltà a tutti. E invece ti fanno chiudere le fabbriche. Perché? Ritorniamo al punto di prima. L'impero e questi pochi oligarchi non può campare se c'è lo sviluppo, perché proprio la gente vuole la democrazia, vuole la repubblica, vuole la giustizia, e loro, questi usurai qui, come farebbero ad esistere? È chiaro che devono fargli tutto, dire no, questa schifezza qui deve terminare, dobbiamo proprio ritornare ad avere un'idea speculativa. E usurai. Cioè noi diamo i soldi agli stati, noi chi? Loro, i banchieri. Ripeto, quando invece non ci sarebbe nessun motivo di essere derubati di 50.000 euro ciascuno in 30 anni. Attenzione, quei 3.000 euro non sono soltanto un'entità fissa, cioè noi potremmo avere 3.000 miliardi di euro in più. No, quei 3.000 miliardi di euro sarebbero stati investiti, avrebbero avuto altre 10 volte la ricchezza attuale. Quindi ripeto, il problema è semplicemente chi controlla il soldo, quindi bene no euro, ma bisogna capire che poi deve avere un'entità in grado, si chiama banca nazionale, di stampare la moneta, di monetizzare il credito, meglio dire, no? Perché stampare moneta non vuol dire niente, devi avere l'idea, ripeto, alla base, e la moneta ti accompagna, ti serve, ma se non hai l'idea, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, non serve a niente. Io posso fare degli esempi, ne faccio uno, so che qui parlo di un... Attenzione, è una questione delicata, io non voglio assolutamente elogiare questo sistema, semplicemente proprio per farvi capire dal punto di vista tecnico come il soldo non valga niente.
Nel 1923 la Germania è stata devastata dall'iperinflazione, no? E hanno portato via di tutto. Erano talmente ridotti male che nel 1933 è riuscito ad andare al potere Hitler, un fanatico genocida, va bene? Non potevano tassare, non potevano tagliare perché erano letteralmente morti di fame. Non avevano oro. Poi uno guarda e dice, caspita, ma questi qua in 6 anni hanno costruito le migliori acerie, le migliori navi, i migliori aerei. Come hanno fatto senza soldi? L'hanno fatto senza soldi, senza oro, senza prestiti. Hanno avuto l'idea di dire, vi racconto come hanno fatto, hanno creato una scatola vuota, l'hanno chiamata Istituto per lo sviluppo della metallurgia, che non vuol dire niente, gli hanno preso il ciclo stile e gli hanno detto adesso comincia a stampare e cambiare da 1, da 5, da 10, da 100, stampare carta straccia, capito? Però lo hanno reso obbligatorio, cioè ciascun tedesco era obbligato ad usare questi soldi qui, non potevano pagare all'estero perché nessuno li riconosceva e non potevano andare alla Reichsbank a chiedere marchi, perché il marco comunque c'era ancora e serviva per i pagamenti all'estero, ok? Quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto girare carta straccia. Però lo Stato diceva adesso tu mi fai questa strada e quindi tu imprenditore prendevi questa carta straccia, andavi a prendere il cemento, l'asfalto, pagavi la macchina, pagavi gli operai andavano al panificio, compravano il pane con quella carta straccia, compravano i vestiti, quello che gli vendeva il vestito andava a farsi la ferie, tanto per dire, no? Il soldo non ha nessun valore intrinseco. Capite? Massachusetts by Colony, 1670, la stessa cosa, sono partiti dall'Europa, là non c'era niente, non c'era niente, non c'erano banche, niente. Eppure hanno creato una civiltà, poi distrutta da Guglielmo Durand, perché lui è l'imperatore, dice no, cosa volete fare qui, le vostre strade, le vostre centrali di generazione di energia, volete fare le infrastrutture, le navi, volete costruire, no, qua l'impero sono io, vi distruggo tutto. Però anche lì hanno fatto quello, cioè sono proprio partiti senza niente. Quello che conta in economia per costruire la civiltà è la capacità creativa dell'essere umano. Il soldo è un medio, che si chiami euro, lira, non importa, importa chi lo controlla. Ed importa quello che c'è dietro a quel soldo. Ora, quello che si può capire di un'economia è... A volte, adesso provo a vedere un po' se riesco a farmi capire, questo qua io mi ricordo quando andavo alla Fiat Avio, negli anni d'oro, negli anni 80, che poi sono abortiti, questo è quando un aereo supera il muro del suono. Che cosa vuol dire? Prima di quel muro lì ci possono andare gli aerei normali. Ma per superare il muro del suono devi avere un profilo, una geometria, diciamo così, avanzata. È soltanto quel tipo di geometria che riesce a portarti in un dominio superiore. Questo cos'è? È un principio. Un principio non è un'ideologia che cambia. Un principio resta valido per sempre. Avendo capito questo, essendo riuscito a disegnare una nuova geometria, l'essere umano ha capito un principio. Ed è in questo modo qui che l'economia va avanti, cioè quanti più principi si riescono a scoprire e riesci a far tuoi, soprattutto riesci a fare investire nell'economia di tutti i giorni. John Fitzgerald Kennedy, quando investì nel programma Apollo, lui per ogni dollaro pubblico investito, la ricaduta economica successiva fu di 11 volte tanto. Anche ai tempi c'erano i balordi che dicevano dobbiamo andare sulla Luna, tutti i problemi che abbiamo qui, no? Ci sono sempre stati Diogene lì, ma siamo piccoli uomini, no? Allora il problema è che non solo facendo così crei un sacco di soldi e crei un sacco di lavoro, perché oltre che andare sulla Luna hanno creato milioni di brevetti, milioni di posti di lavoro, non di venditori di pentole di hamburger, ai tempi si creavano gli ingegneri, i tecnici. E poi la tecnologia, i trapianti del cuore, il computer, no? Cioè da quei programmi d'urto è l'umanità che ne ha tratto un grande beneficio.
E non è un beneficio che debba essere per forza monetizzato. È un beneficio, voglio dire, che qui se ti prendo uno sciopone al cuore, adesso vai in ospedale e ti salva una vita e cambia ancora 30 anni. Prima di questo crepavi. 30 anni di vita in più di una persona è una cosa importante, non monetizzabile. Poi ci sono i banchieri che dicono no, cambi troppo, voglio dire. E questa da capire chi è il nemico. Il nemico è l'usura, il colonialismo, no? E la speculazione. Quindi, ripeto, c'è un mondo in cui dicono bugie che non ci sono soldi, abbiamo visto che i soldi ce ne sono tantissimi, e soltanto che si ritengono loro e ve li fanno pagare a voi. E adesso hanno conciato il mondo in un modo, ripeto, che questa bolla di 15 volte il PIL mondiale sta per scoppiare. E allora insieme con gli amici della Lega, con diversi senatori di questa legislatura, della passata legislatura, abbiamo puntato nel portare questa legge. Attenzione, lo stiamo facendo negli Stati Uniti, abbiamo più di 100 congressisti e senatori dalla nostra parte, abbiamo 30 stati che ne hanno richiesto il ripristino. In Italia, con gli amici della Lega, in Piemonte e in Lombardia e in Veneto, più in Toscana, ed è stata presentata la richiesta anche in Campania. Diversi comuni l'hanno già adottata come mozione del giorno, per chiedere al governo l'applicazione e l'introduzione di questa legge qui. Più di 200 sindaci tedeschi e francesi, 400 sindaci australiani, poi ci sono anche una serie di banchieri, non perché questa gente qui sia particolarmente buona, ma perché capisce, adesso poi vi dirò ai livelli in che siamo, che non c'è alternativa. E qui si parla del capo della più grande compagnia di riassicurazione mondiale, la Munich Re, o della Berenberg Bank, che era il Monte Paschi tedesco, diciamo la più vecchia banca d'affari tedesca. Peter Ambro, anche questa, una delle più vecchie famiglie bancarie del mondo. Sandy Whale, questo è stato il CEO, quindi il capo supremo dell'American Express e di Citigroup, la più grande banca del mondo. Lord Turner, il capo dei servizi finanziari della Gran Bretagna, Neil Barofsky, il commissario TARP, gli aiuti per le banche, il capo della Federal Reserve della Kansas City, Bill Gross della PIMCO, la più grande società di investimenti obbligazionari, o l'ex rappresentante del governo giapponese al Fondo Monetario. Ce ne sono tantissimi. Perché loro capiscono che questa bolla prima o poi scoppia, cioè non può andare avanti, cioè non si può continuare a gonfiare stampando soldi o rubando soldi. Quindi nelle fasi, nel 2008 c'è stata la fase di bailout, cioè vuol dire che i governi, le banche centrali hanno stampato soldi e glieli hanno dati. Queste banche non sono fallite, ma hanno continuato a giocare in borsa e quindi hanno gonfiato ulteriormente le bolle. Ovviamente, per quello che vi dicevo prima, se stampi i soldi c'è l'iperinflazione, questi soldi hanno avuto un costo e sono stati fatti pagare alla società, alla Grecia, al Portogallo, alla Spagna, all'Irlanda, all'Italia, non ci stanno portando via i soldi. Dall'anno prossimo dovremmo pagare, secondo questi squilibrati, 50 miliardi all'anno per 20 anni. Ci hanno attappato 125 miliardi di MES, meccanismo, no? Ci stanno portando via i soldi. Non solo, poi ci sono gli aumenti di tasse, adesso faranno altri tagli, no? Via il Senato, ma non è che a loro gli frega niente di dire che il Senato costa no. È semplicemente perché loro vogliono prendersi tutti i soldi, a voi non ne rimarrà niente, cioè nulla di tutti quei tagli verranno dati a voi. No, no, tutti questi soldi devono andare ai mercati, perché tutti i giorni deve arrivare soldi freschi, perché altrimenti questa carta qui ti fa scoppiare il mondo. E il loro terrore è proprio questo. Allora hanno fatto le altre leggi, siccome comunque voglio dire tagli e tassi sì, ma a un certo punto non ce n'è più. Quindi che cosa fanno? Dove sono gli altri soldi? In banca. E allora hanno fatto la legge che si chiama bail-in, cioè non più bail-out. Bail-in vuol dire che a pagare il conto delle banche fallite sarete voi con i vostri soldi. Legge negli Stati Uniti, Dodd-Frank, legge in Canada, legge in Inghilterra, legge in Svizzera e legge in Europa, SRM. Cipro. Sparisce la banca,
vi fregano i soldi. Venite trattati, no? Come i co-salvatori, cioè dovete, vi verranno sequestrati i soldi, fondi, obbligazioni, azioni. È legge nel mondo intero, in Occidente. Volete sapere un po' di cifre? Il capo della FINMA, la FINMA è rete regolatore bancario svizzero, nel marzo dell'anno scorso hanno fatto la legge, nell'ottobre dell'anno scorso ha rilasciato i numeri. Due grandi banche svizzere, UBS, svizzere che sono lì in Svizzera, sono ormai tutte intrecciate, UBS e Credit Suisse hanno 600 miliardi di franchi svizzeri di buco, sono 45 mila franchi per ogni svizzero. Capite perché gli svizzeri dicono alle imprese italiane, venite qui, soprattutto portateci i soldi in banca. Capito? Voglio fregare i soldi. È diventata una guerra di tutti contro tutti. Non esiste più buono, più bravo, vedete le aziende, non ne frega niente. Ormai la situazione è fuori controllo. La settimana scorsa, Fondo Monetario, no, Federal Reserve, scusate, e Banca d'Inghilterra hanno rilasciato un documento in cui in sostanza dicono: noi non siamo più in grado di valutare la qualità dei titoli delle grosse banche. Non per dire, non sappiamo la porcheria che hanno in pancia. E Draghi salta fuori dicendo: stamperò 1.000 miliardi. Ciò vuol dire che dall'oggi al domani la situazione potrebbe esplodere. Ma lo dicono, ripeto, hanno fatto le leggi e lo dicono. Non ve lo dicono in televisione, vi dicono che tutto va bene, che c'è la ripresa, che Bello stamperà altri 1.000 miliardi, ma non vi dicono qual è il problema. L'altra parte qual è? Che tutti quanti possiamo vedere. È il tentativo assoluto, costante, di far scoppiare le guerre. E lo fanno con costanza. La Libia, l'Egitto, la Tunisia, la Siria, l'Iran, l'Ucraina, Russia e Cina, perché là ci sono gli estremisti islamici che Londra finanzia e gli stanno facendo scoppiare le bombe. L'Africa, Sudan, Chad, Nigeria, Congo, no? Questi chi sono? Mica si fa la guerra così questi qua. Questi sono finanziati da Qatar e Arabia Saudita per conto di Londra. Gli danno i soldi, fomentano i pazzi, gli danno le bombe e si scambiano tra di loro. Capito? E poi ci sono questi famosi 200 milioni che devono venire in Europa. Perché li fanno venire qui? In Libia adesso non c'è più un governo. Non puoi più andare lì a trattare, a fare gli accordi. Con chi tratti? Con Al-Qaeda? No? Obama, Nobel della pace. L'Europa, Nobel per la pace. Ritirano i morti, migliaia di morti dall'Afghanistan, e poi che cosa fanno? Danno i soldi all'Al-Qaeda in Siria, perché danno i soldi all'Al-Qaeda. In Siria c'è Al-Qaeda. E loro finanziano e gli danno le armi. Sono Nobel per la pace. In Ucraina, chi hanno messo il potere? Dei nazisti. Hanno investito 5 milioni di dollari, questa c'è la registrazione della Nuland, quando la famosa si fotta l'Europa, la Nuland diceva che noi abbiamo dato 5 milioni di dollari per far saltare il governo, che me ne frega a me dell'Europa. L'hanno detto. Sono nazisti pagati per far saltare il governo. E poi raccontano le palle. Non è che Yanukovych era pro Putin. Yanukovych è sempre stato un asse degli americani. Però alla fine ha detto, cazzo, qui non c'è più una lira in casa. Questi vogliono che io gli do tutte le concessioni d'Europa. Putin mi dà 15 miliardi, io vado da Putin. Ma l'ha detto con estrema razza. Io non perché era un amico di Putin. Perché lui doveva decidere della vita della sua gente, l'ha fregata fino all'inverosimile, ma ha detto, se non posso proprio uccidere totalmente. Ed è andato così. Questo è stato buono all'Europa, ma neanche persone, adesso si scatena addosso tutto il nostro apparato, vecchio apparato nazista, e ti faccio saltare per aria. E guai chi dice qualcosa, perché è così che fanno. Non mi stai più bene, ti faccio saltare la democrazia. E questa è l'Europa, sia chiaro, perché l'Europa e le fondazioni della Merkel hanno finanziato le 2.200 ONG presenti in Ucraina. E
Obama adesso dice fatemi pure la guerra commerciale a Putin. Se no la Russia vuol dire, a parte che darci il gas, a parte che prendono un sacco di merci anche dalla Padania, dalla Germania, no? Perché comprano un sacco di cose, noi dobbiamo fare la guerra a lui per far contento Obama. Ma Putin ha 1.000 miliardi di euro in commercio con l'Europa. Se questo decide io blocco tutti, noi siamo morti. E l'Europa però sta, l'Europa, Renzi, cioè tutti stanno dalla parte di Obama. Fino a che cercano proprio l'idea di far scoppiare la guerra. Ma questo è già successo 3 volte nell'ultimo secolo. Prima e seconda guerra mondiale, quando il mondo stava venendo giù a causa della crisi economica, loro, i britannici, che cosa hanno detto? Noi non vogliamo dare il potere, in questo caso qui, a russi e cinesi, piuttosto mandiamo tutto, scusate il termine, a puntaggio, venga giù tutto quanto. E loro lo stanno facendo, ripeto, lo stanno facendo, lo stanno cercando in tutti i modi. Ma perché? Perché sta crollando il loro castello di carta basata su questa economia speculativa. Ma ripeto, dobbiamo capire la visione colonialista. Non hanno una questione di potere di far soldi, perché se uno volesse far soldi, sapete la grande ricchezza che è girata in questi, diciamo, 50 anni, 60 anni di benessere, tutto sommato è girato con i consumi di meno di 1 miliardo di persone, perché fin dagli anni 60, quando l'Europa e l'America hanno cominciato a consumare, eravamo forse sì, no, 600 milioni. Poi pian piano diciamo siamo cresciuti. Quindi se con 600 milioni europei e americani hanno fatto questi imperi, figurarsi dare sviluppo a 7 miliardi di persone cosa vuoi fare? Quindi ripeto, loro non stanno facendo per una questione di ricchezza, perché se ci mettessero al lavoro ci sarebbe 10 volte più ricchezza. Lo fanno al contrario per una questione di controllo. Il capo del WWF, il fondatore del WWF, il principe Filippo di Edimburgo, Mountbatten, lui lo dice chiaramente: se dovessi morire reincarnato vorrei tornare sotto forma di virus mortale per combattere la sovrappopolazione. Dice che siete troppi, cioè non vi vogliono, per loro migliorare basta e avanza. Quindi fanno queste politiche proprio di genocidio, cioè la Grecia, la Spagna, l'Italia, anche noi non è che pensate, c'è un sacco di gente che muore e che morirà per queste politiche, questo è genocidio. Ci sono 150 milioni di persone ogni anno che muoiono per mancanza di energia e lasciamo morire inutilmente. Ultimo dato, perché qui a volte non si tiene conto della realtà. Nel 2050 in tutta Europa ci saranno 80 milioni di nuovi giovani, sempre se non arrivi il crollo prima, 80 milioni di nuovi giovani. A tra Asia ed Africa i nuovi giovani da 0 a 20 anni saranno 2.000 milioni, 2 miliardi contro 80 milioni. È chiaro che chiunque si illuda di poter fare concorrenza, sparategli in testa, cioè proprio chi pensa di poter fare concorrenza essendo noi uno e loro 25 è fuori dal mondo. E questo è anche l'idea di dire attenzione, perché se non sviluppiamo l'Africa, questa gente qui viene, per forza di cose, non ci sarà nessun modo di fermare questa invasione. Sono troppi, sono tanti. Non li fermo, non li fermo. L'unico modo cos'è? Glass-Steagall, credito, sviluppo all'Africa. Vedete che se quelli portano giù sviluppo, le strade, gli ospedali, le fabbriche, la sete, non gliene frega niente né di farsi saltare per aria, né di rischiare la vita con l'immigrazione, perché ciascuno nasce in un posto e sta bene in quel posto, ma deve poter vivere, deve poter essere trattato da essere umano, ha bisogno delle infrastrutture e le infrastrutture vanno create, creare infrastrutture semplici, credito, lavoro, ingegneri, fabbriche, artigiani, no? Enrico Mattei lo capiva benissimo, se voi pensate, concorrenza. Se voi guardate tutti i trattati europei parlano di concorrenza, competitività, ma è natura chi è che si fa la concorrenza e la competitività? La fanno le bestie, se voi buttate un pezzo di carne in mezzo a due leoni, a due lupi, la carne se la becca il più scaltro, il più furbo, il più forte, il resto muore di fame. Ma noi non siamo bestie, noi siamo esseri umani. Allora il nostro compito è quello di ragionare, il nostro compito è quello di cooperare.
come faceva Enrico Mattei, tu c'è il petrolio, c'è la tecnologia, ti servono le strade, gli ospedali, il teleporto, tu mi dai il petrolio, io faccio la plastica, no? E faccio andare avanti, ti faccio le strade, cooperare, accordi tra stati, e non come adesso che abbiamo distrutto le dazi dogane e se devi vendere la maglietta devi distruggere la fabbrica dell'avversario, infatti noi ci stiamo distruggendo. Perché? Perché devi competere? Ma coopera, scusami. E ripeto, attenzione, guardate che i cinesi fanno quello che fanno, perché glielo stiamo dicendo noi. Perché i cinesi sono andati in America, hanno detto volete fare la tavola in California, ve li diamo noi i soldi. Sono andati in Grecia, al posto di farmi scannare dall'Europa, volete che vi rimettiamo in posto l'economia, vi facciamo i porti, vi facciamo le ferrovie? Invece hanno detto no, preferiamo farci derubare, capito? Cioè il cinese sa benissimo che se crolla l'Europa e crolla gli Stati Uniti, crollano loro, perché le loro magliette, i loro giochini, a chi li vendono? Non sono stupidi. Putin, perché dice a tutti cooperiamo? Andiamo nello spazio, sviluppiamo l'Artico, l'Africa, no? Perché anche lui dice, ok, io faccio un sacco di soldi col gas, ma là devo avere gente che ha i soldi per comprarmelo. Se distruggo l'Europa, chi cavolo me lo compra il gas? Quindi questa gente qui non è stupida, però è nemica dell'usura. Ed ecco che tutti, ma Putin è un cattivo, è un cattivo. Se noi guardiamo nei suoi 10 anni, lui ha azzerato il debito pubblico, ha di fatto azzerato la disoccupazione. Però lui non ha mica agito seguendo gli ordini dei banchieri. Lui ha detto no, io difendo la mia terra, le mie industrie e gli do da lavorare, io faccio investimenti. È un discorso che metto perché poi piace o non piace, in Italia su certe cose siamo così. Russia, Cina, India, Giappone, Corea, entro il 2050 1200 centrali nucleari. Marte, Luna, sviluppo dell'Artico, sviluppo della Siberia, no? Loro fanno questo. E noi dobbiamo competere con questi qua? Siamo noi. Finito. Globalizzazione, dove abbiamo quegli arrivati di cui parlava poc'anzi, lui ha preso circa 10 volte, adesso ha detto 10 volte il PIL mondiale. Ecco, come sia possibile attuare una politica di, visto che questi derivati sono in mano almeno 5 banche, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Banca d'America, che è quella comunità, visto che sono loro i potenti, hanno in mano le reti, le sorti, le pianeta, questo finanziario è difficile da dire a questi, se vogliamo fare l'investimento della banca tradizionale, quello che fa l'attore e il produttore dei fondi. Per cui, davvero molto dura. Ecco. Cioè, adesso c'è il professor Giannini su una carta, non so che. Ha parlato molto di speculazione in borsa, che condivido in parte, però Buffett che ci insegna, adesso non più ricordo il mondo, che crede ancora nell'economia, che va di pari passo anche alla finanza, crede anche alla finanza sana, e non solo la speculativa, perché speculativa non è solo borsa, perché lo stesso cliente che in banca, qui da noi compra un'obbligazione strutturata, lì dentro c'è quella pettina di cosiddetto subprime, che magari adesso ci troviamo nei prodotti spazzatura che ci propone il sistema. E seconda domanda, ecco, abbiamo avuto una classe dirigente politica non all'altezza del paese, e mi dispiace dirlo qua perché c'è anche qualche politico, non è per sparare su qualcuno, sul singolo, però il fatto che c'è una mancanza di informazione al singolo cittadino, ovvero abbiamo vissuto un periodo di vita forse 20 o 30 anni più alto di quello che ci potevamo fare, perché è vero che i debiti possono anche aumentare, facciamo lavorare le persone aumentano il debito, però c'è poca cultura perché il paese Italia, faccio fotografia, dove l'80% sono proprietari di immobili e in Svizzera meno del 20% sono proprietari di immobili. Ecco, mi chiedo per quella speculativa che non arriva solo dalle borse, ma anche l'immobile ha contribuito a fare altre bolle. Quindi il vedere questa fotografia molto ampia, dove purtroppo le colpe stanno sempre a metà, e dove diventa un po' un'utopia, no? Andare a vedere i grossi banchieri, dico forse noi dovremmo un po' culturarci un po' di più e essere un po' più preparati verso il nuovo mondo che si sta creando, perché con la globalizzazione si è aperta una frontiera, ormai dal 2001.
2002 è molto importante, quindi dovremmo imparare a convivere con un nuovo modo di fare lavoro e un nuovo modo di vedere anche gli altri, quindi non c'è nemico, no? Assolutamente, io credo negli assoluti, credo nel buon senso delle persone, credo nella cooperazione. I cinesi, le già decidenti, stanno cooperando in India, portando infrastrutture e approvvigionando di materie prime. E l'Italia, che ha un tessuto produttivo eccezionale, perché la creatività, i vari, non so, Luxottica, Darguera, Lemotissio, sono stati legati veramente in gamba. Non capisco perché in Italia portiamo un know-how e l'azienda italiana ha i massimi livelli, e poi quando il tessuto politico italiano abbiamo espresso il peggio. E questo lo dice Davide Serra, un economista, adesso provenza, non voglio entrare neanche adesso al discorso politico. E che c'è molto, molto lavoro da fare sicuramente. Guardi, io parlavo prima della Fiat Avio. Negli anni 80 io venivo in queste zone qui, a Savigliano c'era il pendolino che poteva essere esportato in gran parte del mondo, non è stato fatto niente. A Torino c'era la Comau, che era ai tempi la più avanzata fabbrica di robotica industriale. Sempre quegli anni lì Fiat Industrial stava facendo studi sui motori ceramici che erano ancora più avanzati della Kyocera giapponese. Air Italia di Torino aveva un aereo a supercircolazione che ancora non è stato costruito adesso. Quindi voglio dire, nell'85 ho visto alla Fiera di Milano, CNR, degli esperimenti sui superconduttori 30 anni prima delle università californiane, no? Quindi questo per dire che cosa? Qua si rifà tutto al filone, diciamo, della tecnologia di Olivetti, di Mattei, no? E di tutti i grandi industriali italiani. La creatività è sempre stata la nostra materia prima, però perché, pur avendo avuto, non solo a livello di teorico, perché questa è una fabbrica che funzionava, no? Prodotti che esistevano, no? Perché non si è andato avanti in quella direzione? Ma per il discorso che ho detto prima, perché l'Italia, soprattutto l'Italia, doveva diventare una terra di conquista, e quindi gli agnelli sono stati comprati in un certo modo, che voglio dire, a posto di fare il loro lavoro, che era quello di investire nella ricerca, così sono andati a fare speculazione, perché hanno comprato la Toro Assicurazioni, il Corriere della Sera, il Credito Agricole, questo e questo, voglio dire, hanno distratto un sacco di fondi per andare a fare porcherie finanziarie, e alla Fiat adesso l'abbiamo perduta per strada, capito? Quindi il problema è quello lì, come vedi il mondo e come queste elite, no? Dove si formano queste elite? Queste elite si vedono nei vari gruppi, Aspen, Institute, Bilderberg e tutto, e gli dicono, tu farai carriera se porti avanti questa linea, no? Ed è quello che è successo. Ora, la mancanza di informazione, ma lo diceva, prima ho fatto vedere una slide di Frank e Dana Russo, in cui diceva che tutto quello che ho imparato in economia nell'università si è rivelato falso. Allora, perché Roosevelt è riuscito a uscire fuori da quell'impasse? Perché lui, quando gli ha preso la malattia, la poliomielite, ha passato molti mesi nelle sue case a cercare nei documenti, un ragazzo, voglio dire, nelle soffitte, e ha trovato la corrispondenza di un suo avo con Alexander Hamilton, che è stato il primo segretario del tesoro americano, la banca nazionale, il credito, eccetera, le infrastrutture. Quindi lui l'economia l'ha imparata lì, il vero sistema di economia americano, e non il liberismo britannico che veniva studiato in università. Quindi è chiaro che se c'è un certo modo di, se tu vieni preparato in certa università, poi tu puoi essere anche la persona più onesta del mondo, ma se ti sei addestrato in quel modo lì, ti comporterai in quel modo lì. No? Molti banchieri che noi incontriamo, molti politici che incontriamo, cioè fanno difficoltà a fare questo passaggio. Tremonti ci conosce da 20 anni, Tremonti uno che scrive libri, ci ha preso con Bossi, l'ho incontrato diverse volte così. Lo stesso Tremonti, essendo, voglio dire, uno che, ripeto, ha studiato, fatto il ministro e tutto, ha ancora degli inciampi, lui ancora confonde, voglio dire, con il keynesianesimo, non c'entra niente. Perché? Perché tutti continuano a dire Roosevelt è investito su politiche keynesiane, ma non diciamo scemenze. Keynes era un uomo dell'impero britannico. Keynes ha fatto lo speculatore, a parte il fatto che era un pedofilo, quindi moralità zero sotto zero, andava in India a rubare i soldi degli indiani, perché era un addetto delle colonie britanniche, eh?
voleva una banca centrale privata indipendente dallo Stato, quindi nessuno poteva toccare i banchieri, appoggiava Hitler, nel 1936 la sua opera, il suo pugno nella prefazione all'edizione tedesca, ha detto, ah, per le mie teorie la miglior forma di governo è la dittatura di Hitler, quindi voglio dire, Roosevelt ha combattuto Hitler. È stato l'unico ministro a non firmare gli accordi di Bretton Woods, ma soprattutto Keynes con il banco aveva già ideato l'euro mondiale. Quindi è totalmente una figura dell'impero, del colonialismo, dell'usura e della speculazione. Keynes era tutto, il Roosevelt era tutto il contrario. Banca pubblica, investimenti pubblici, via la speculazione, i banchieri li metto in galera, non li salvo, capito? Soprattutto priorità agli esseri umani, non alle banche. Io se lo trovo, voglio dire, uno dei suoi primi discorsi. Per bilanciare il budget avremmo dovuto commettere un crimine contro il popolo americano. Avremmo dovuto ordinare un prelievo di capitali che sarebbe stato un vero atto di confisca e avremmo dovuto voltare la faccia di fronte alla sofferenza umana con genere sofferenza. Questo era Roosevelt. No, uno che dice ce lo chiede l'Europa, dobbiamo salvare le banche e i mercati. Per Roosevelt veniva prima gli esseri umani. Keynes invece l'essere umano lo umiliava. Quindi, come dice Bugiardino Mineo, ah, l'America è uscita fuori perché è andata a fare la guerra. Perché dato che è un ignorante, perché voglio dire, Roosevelt ha iniziato a lavorare nel 1933, l'America è andata in guerra nel 1942. E in questi 9 anni che cosa ha fatto secondo Bugiardino Mineo? Cioè, si sono guardati i numeri li ho dati, cioè gli 80.000 scuole, 40.000 ponti e tutto il resto le hanno fatte. Però gli Stati Uniti hanno vinto la guerra, l'hanno fatta vincere a tutti noi, no? Perché le industrie che erano state create nei 10 anni precedenti alla guerra, no? Quando lui è andato nel Tennessee Valley, quando si parla di terreni agricoli, lui ha fatto le dighe e ha portato l'energia elettrica, ha fatto i canali e ha portato l'acqua, no? Poi ha dato, c'era credito agricolo, no? I soldi per le sementi, i soldi per i trattori. Ma che cosa hanno fatto questi qua? Gli hanno creato dei fondi, no? Per non far andare giù i prezzi. Il governo diceva no, voi dovete lavorare, mi servite, quindi io mi mantengo, anche se il mercato non vi dà da mangiare. Mi mantengo io, intervengo io, perché mi serve che lo Stato, no? Sia composto di gente che lavora, capisce? E quindi lui interveniva. In più che cosa faceva? Aveva agevolato l'insediamento industriale e sono nati lì le scatolette, il sottovuoto, no? Con le quali ha sfamato tutti gli eserciti del mondo libero, perché l'America non ha vinto soltanto la guerra con l'esercito, ma l'ha vinto dandogli gli aerei, quindi voglio dire le jeep, le munizioni, i vestiti, il cibo, i medicinali, li dava a tutti. Stalin ha riuscito a sopravvivere all'assedio di Leningrado, perché dalla Siberia, dall'Alaska, arrivavano i treni, no? Pieni di materiale non solo bellico, ma soprattutto cibo, logistica, cappotti e medicinali prodotti dalle fabbriche americane, quei cretini che dicono che Roosevelt è uscito dalla crisi solo grazie alla guerra. No, hanno avuto 10 anni di tempo per creare l'apparato industriale che poi ha servito, no? Per rendere il mondo libero. Ma questi sono proprio gli stessi che vi mentono, no? Proprio perché li vogliono distrarre dalla realtà e quindi dicono chiunque investa nella politica keynesiana, non è vero niente, c'è proprio molta ignoranza, ma ripeto, pur avendo da 20 anni contatti con Tremonti, che è uno di quelli che conosce meglio e nei suoi libri l'ha detto, se noi tiriamo via dazi dogani finiremo di perdere migliaia di aziende, ed è vero, però ancora su questi punti qui fa fatica a capire, no? Ed è uno che si impegna, figuratevi quelli che hanno i master alla Bocconi, alla London School of Economics, a Harvard, a MIT, quelli sono proprio bucati in testa, cioè inutile, non ragionate con queste persone qui. Cioè queste persone qui sono proprio drogate all'ultimo stadio, i soldi, i bot, capito? Non funziona così l'economia. Nessuno di questi pensa alla vostra salute, pensa al vostro futuro. Cioè quelli che pensano all'economia e in realtà pensano alla finanza, no? Sono il vostro nemico. Di qualunque parte siano, perché per far quadrare i conti vi ammazzano. Allora, come si fa? È ovvio che, come ho raccontato l'economia, è semplice. Qual è il problema? Dal punto di vista tecnico non c'è nessun problema. Il
problema, come diceva lei, è che questi hanno potere e non vogliono mollare. Ovvio, capito? Quindi il problema che noi dobbiamo fare attraverso tutte queste attività che stiamo facendo in giro per il mondo è quello di dire: guardate che l'alternativa c'è, non esistono tagli e tasse e basta. Dobbiamo far morire il nemico, queste grandi banche, perché loro da sole controllano il 90% di tutta la speculazione, e lo fai con una semplice legge. La Glass-Steagall sono 40 pagine, 35 cartelle di legge. È molto semplice. Cioè, tu banca d'affari, non hai garanzie dello Stato, se fallisci, fallisci, e i derivati non esistono più. Prima di tutto perché nessuno potrà mai ripagarli. Seconda cosa, perché ripagare vuol dire che vi rubano i soldi. Quindi è chiaro che o scoppia il mondo, oppure scoppiano loro. Cioè non c'è la via di mezzo, ormai siamo o noi o loro. Quindi c'è una legge che ha già funzionato, è chiaro che bisogna fare una forza enorme per farla ritornare, perché questi qua, caspita, controllano tutti. Hanno speso quindi 300 milioni, voglio dire, nel 99 per abolire la Glass-Steagall negli Stati Uniti, no? Hanno fatto lo scherzetto a Clinton, perché cosa? Perché l'hanno preso per di qua, adesso tu firmi l'abolizione della legge. Perché quello che faceva Clinton non è che sia un mistero, tanto per dire, però l'hanno ricattato in quel modo lì e lui ha fatto, no? Però hanno speso 300 milioni per corrompere tutto, perché quelli che dicono meno soldi alla politica, finanziamento pubblico ci è costato, mentre abbiamo pagato 50.000 euro in questi ultimi 30 anni, il finanziamento pubblico mi ha dato 200 euro forse a testa, no? Ora, se noi smettiamo, queste cose qui costano. Stampare costa la sala. Okay. Se non diamo i soldi ai partiti, chi può fare queste cose qua? Soltanto quelli che hanno i soldi, o soltanto quelli che si vendono. George Soros, uno dei più grandi speculatori, spacciatori di droga, droga libera, promo, cioè tutte le porcherie di questo mondo qui, ma lui spende miliardi di dollari all'anno, capito? E li dà ai politici: vuoi essere rieletto? Fammi passare questa legge, fammi questo convegno, capito? Ma allora voglio dire, la gente normale da chi è rappresentata? Se anche i politici onesti e che si impegnano gli togli i soldi. Ora non vuol dire che. La politica non ci ha aiutato. Ho capito, ma come lei diceva, siamo stati disattenti anche noi. Cioè dobbiamo capire che dobbiamo impegnarci anche noi, soprattutto dobbiamo capire cosa chiedere. Noi facciamo questi interventi perché la gente adesso sa, voglio dire, che ci sono in giro delle frottole e che non è necessario morire per salvare i bilanci. Chi se ne frega, facciamo morire i banchieri e salviamo noi stessi. Quindi già un passo avanti l'abbiamo fatto. Già, voglio dire, se qualcuno senti che ti racconta delle frottole in televisione, capisci che quello è uno che ti prende in giro e quindi meglio stargli alla larga, no? È chiaro che, ripeto, loro hanno il potere, loro è chiaro. Riempiono la televisione, i TV, i film, i premi Nobel, tutto quanto, e noi abbiamo un lavoro da fare che è molto più difficile. Però chiaramente non dobbiamo arrenderci, anche perché lo dico, voglio dire, cioè, se noi ci arrendiamo crolla il mondo, ma lo stiamo vedendo, non sono io che lo dico, vi ho fatto semplicemente ricordare come sta andando il mondo. E sto dicendo, guarda, che se tutto questo qua sta andando avanti, lo fanno per questi motivi, perché è la loro natura. E quindi o scoppia la bolla finanziaria, o scoppia la guerra. Noi dobbiamo salvare noi stessi, dobbiamo capirlo, dobbiamo agire. Quello che noi abbiamo fatto con la Lega in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in vari comuni, è nato tutto da queste cose qui. C'è stato un po' di radio, da lì cortelli così, ma è fondamentalmente nato da queste cose qui. Questi incontri pubblici hanno dato la possibilità alla popolazione di fare pressione su politici di vario livello, e tanti senatori o onorevoli della Lega hanno presentato delle proposte di legge, dei disegni di legge, delle deleghe al governo, al Senato, alla Camera, nella presente e nella passata legislatura. Di lavoro da fare ce n'è ancora. Salvini è andato, non so dove era, l'ultima sera a Gabbia così, ha detto chiaramente: noi stiamo lavorando anche per la separazione bancaria, no? Ma tutto questo sono segnali che vengono mandati, ripeto. Poi in America il Consiglio regionale lombardo, su mia richiesta, ha mandato una lettera, dopo aver approvato, diciamo, il disegno di legge, una lettera di supporto alla senatrice Warren, che al Senato guida la battaglia
dei senatori della Glastiga di dire: guardate che quello che state facendo in America è importante anche per noi. È in questo modo che la battaglia va avanti. Quindi da queste piccole giornate o serate poi nasce qualcosa che comunque va a picchiare nel cuore. Quello che noi stiamo facendo in America è di buttare fuori dalla Casa Bianca Barack Obama, che è un criminale, e quindi stiamo cercando in tutti i modi di fargli dare l'impeachment. Ma ripeto, là non esistono finanziamenti pubblici, sono tutti in un certo modo comprati. Capisce perché dico, è vero, i partiti, i politici qua si sono comportati male, ma guardate che non c'è limite al peggio. Tagliare le gambe ai partiti, tagliare i finanziamenti. Monti, Draghi, sono tutti figli di chi? Della Goldman Sachs, di una di queste banche qui. Quindi noi non siamo più uno Stato sovrano. Stato sovrano esiste quando hai dazi, dogane, frontiere, moneta tua e controlli tu la moneta, e soprattutto nessuno viene a mettere il naso sui tuoi bilanci. Noi nel 75 abbiamo cominciato a lasciare venire il fondo monetario e dire questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare. Allora che cosa leggiamo la nostra gente per fare? Nell'81 Andreatta ci ha svenduto la Banca d'Italia, quindi siamo diventati dipendenti dagli usurai stranieri, no? Nel 92 abbiamo svenduto le industrie di Stato, che comunque la nuova opinione di Firenze, svenduta nel 95, aveva contratti pluridecennali per la gestione, il controllo e la manutenzione di tutti i gasdotti dell'Unione della Russia. Noi non abbiamo perso soltanto un'impresa pubblica che dava lavoro e che produceva tecnologia, abbiamo perso il controllo dei gasdotti russi. E questa è semplicemente un'industria, si figuri tutti quelli che abbiamo perduto. E poi ti vengono a dire: ah, l'Italia c'è le industrie piccole. Grazie, quelle grosse ce le avete rubate, ci avete svenduto, cioè ci prendono anche in giro, voglio dire, se sei grosso sei grosso, se sei piccolo sei piccolo, fatto sta che ti tagliano dappertutto, capito? E questa è proprio la svendita che hanno fatto nel 92, politici corrotti sono stati fatti fuori con mani pulite, perché, come si dice sempre, quelli rubavano, ma rubavano sul guadagno, cioè prima creavano le imprese che guadagnavano e poi rubavano. Dopo di quelli sono proprio arrivati corrotti che rubano a prescindere, non gliene frega niente. Dove voglio, voglio, si dice, capito? Però perché li hanno fatti fuori? Perché avevano una certa idea di Stato, di cosa pubblica, che si coniugava con questa nuova idea del svendiamo tutto, via lo Stato, via tutto quanto, lasciamo in mano tutti i banchieri, perché è così che è accaduto. E lui l'ha ricordato prima, cioè noi, quelli che ci sono in Europa, non li votiamo, quelli che contano davvero. Anche adesso Renzi vuole abolire il Senato, non votate di più. Non è l'idea, tanto non risparmia niente, ma è proprio il problema di dire voi non contate di niente, non dovete neanche più votare nessuno, lasciate fare noi oligarchi, noi servi, noi satrapi, capito? È questo che ti vogliono portare via, cioè il controllo del popolo, dell'essere umano, sulla politica. Ti dicono se vuoi andare a votare. Questo è il terzo governo che non è eletto. In Ucraina, tanto dicono danno del fascista a Putin, questi che sono andati su e hanno messo il potere non sono stati eletti da nessuno, la Costituzione l'hanno abolita e si stanno votando, stanno facendo accordi, no? Con Russi, con l'America e con la BCE, ma non hanno la legittimazione di nessuno, eppure questi qua nessuno dice niente, gli stanno facendo firmare di tutto. La prima cosa che hanno fatto firmare, sapete cos'è? L'aumento del 50% del gas, se vuoi la macchina o se vuoi scaldare paghi, e il congelamento delle pensioni, di stipendi e tutto quanto. Adesso gli daranno, se gli danno, 13 miliardi, che loro non vedranno, sapete chi vanno quei 13 miliardi, a ripagare i bond delle banche, tra cui noi abbiamo 7 miliardi di banche italiane, capito? E però vanno messi in conto al popolo. E fanno la stessa cosa che ha fatto la Grecia, cioè loro gli danno i soldi, indebitano il governo, lo Stato. Quei soldi nessuno li vede perché vanno subito a ripagare la carta che hanno in mano le banche, e poi ti dicono anche: hai visto come sei indebitato? Devi tagliare, cioè ti prendono anche in giro. Funziona così, ti indebitano, ma il debito è frutto di usura. Ripeto, prima di tutto il debito non ha ragione di esistere perché uno Stato sovrano sul serio si stampa la sua moneta e quindi non deve pagare interesse a nessuno. Chiaro? Questo è il primo modo per essere sovrani, altrimenti non sarai mai libero.
puoi essere stato governo, ma se non hai la tua moneta sei morto, devi andare da qualcuno a chiedere, mi dai i soldini? E lui dice sì, ma prima c'è l'interesse, ma poi ci sono le condizioni, e le condizioni sono quelle che dicevo prima: non devi fare investimenti produttivi, non devi fare investimenti infrastrutturali, poi ripeto, corrompi, fai quello che vuoi, non ce ne frega niente, no? Ma noi dobbiamo controllare la tua vita, perché questo è il lavoro degli usurari. O c'è libertà o c'è usura, cioè non c'è via di mezzo. Ripeto, non possiamo trattare con usura, anche perché adesso la corda è tirata, ormai siamo proprio appesi ma non noi, il loro sistema, loro stessi sono appesi. Quindi o colloquiamo con loro oppure tentiamo di salvarci. È dura, certo è dura, però cosa vogliamo fare? Veramente devi una domanda? Sì. Visto l'autorevolezza, la sua autorevolezza, volevo chiedere una cosa. A rispetto delle celle fredde che sono state vendute all'Iraq al tempo di Saddam Hussein, o dalla Snia Viscosa o dalle Montecatini o Lotto Melara, non mi ricordo più, è stato un fatto speculativo o un fatto politico? Non andando nel merito della guerra, però si stava aiutando Saddam Hussein a costruire le centrali di arricchimento. Le chiedevo solo se è un fatto economico o politico, perché non sono mai riuscito a porlo a nessuno questa domanda, perché non sapevo a chi chiedere. Ma l'ultima cosa, se mi dice due parole sull'F-35. Se è politico o speculativo. Queste due cose. Sulla F-35, ripeto, non abbiamo più la sovranità, quindi loro ti vendono le loro baracche, no? Ripeto, dal punto di vista strettamente industriale, io vengo da Varese. Varese era capitale dell'aeronautica italiana. Ermacchi, Caproni, cioè Marchetti. E ho conosciuto l'ingegner Bazzocchi, gli MD, le frecce di colori, eccetera, no? Ma negli anni 30 l'Italia c'era la scuola di Guidonia vicino a Roma, ed era il punto più avanzato della tecnologia aeronautica che c'era nel mondo, tanto vero che molti di questi tecnici finiti la guerra sono andati negli Stati Uniti e gli hanno ridisegnato le gallerie del vento perché erano fatte male. Negli anni 82-83 venivo qui a Fiatario, poi all'Italia, e dicevo che avevamo la capacità industriale di creare dei nuovi aerei come non se ne vedevano in giro, non ci sono ancora adesso. Quindi l'idea, voglio dire, noi italiani di comprare aerei altrui non abbiamo proprio nessun bisogno. E noi siamo in grado di fare gli aerei migliori del mondo. L'informatica, il primo computer ha creato Olivetti, mica gli americani. Il primo processore, mica l'ha fatto la Silicon Valley, mica l'americano. L'ha fatto Andrea Faggini in Veneto. Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Negli anni di Mattei l'Italia era la seconda potenza mondiale dopo essere stata distrutta. Perché, ripeto, aveva da una parte uno Stato che funzionava, dall'altra parte la capacità imprenditoriale di ciascun italiano. Infatti crescevano aziende come funghi, ma con la migliore tecnologia. Io dico un aneddoto. A Luino, io quando ero piccolino, tutti si andava col motorino, e c'era un meccanico, metà di questo stabile, e lui era specializzato nel lavorare motorini così. A un certo punto il paese è partito, è andato in Giappone, chiamato da una delle grosse multinazionali a fare che cosa? Disegnare punte per le penne. Mi ha fatto vedere i bigliettini, c'era scritto ingegnere, questo ingegnere, ha finito forse sino alle elementari, no? Lo chiamavano ingegnere, perché lui faceva le punte e ingegnerizzava il mestiere come nemmeno i giapponesi sapevano fare. E questo era un meccanico di bicicletta, di motorini. Noi in Italia di questa gente qui ne abbiamo avuto a non finire. Cos'è mancato? La capacità di industrializzare le idee che venivano fuori dalle scuole. Ma non è mancato per la nostra colpa, perché il paese è stato venduto.
gli assassini che hanno fatto, voglio dire, di Olivetti, del suo ingegnere italo-cinese Mario Cheng, quello che ha fatto appunto il computer, di Enrico Mattei e tutto quanto, sono stati quelli che hanno bloccato l'espansione industriale italiana. Mattei, il giorno prima di essere ucciso, era in Sicilia, diceva: l'immigrazione non deve esistere in Italia, i siciliani devono venire qui perché io porterò qui ponte, strade, ferrovie, no? E qui deve diventare l'industria come ci suona ora. Cioè, l'idea è proprio quella di industrializzare tutta l'Italia, capito? Ma è stato ucciso. Enrico Mattei, chi era? Era un ragioniere di Macerata, però ha fatto ballare le sette sorelle. Non era un semidio, era un ragioniere italiano che è venuto a Milano, ha messo su la sua fabbrica di saponi, di detergenti, però era una persona onesta. Lui, capo dell'ENI, dell'AGI, cioè capo dell'Italia, non ha mai tenuto una lira di stipendi. Dava tutto in beneficenza a un convento di suore di clausura che avevano anche poi delle scuole gestite così. Lui dell'ENI non ha mai tenuto niente, lui si accontentava dei proventi della sua piccola fabbrica, un laboratorio artigianale di saponi e detergenti. Era una persona onesta che lavorava per il bene della nazione, non c'era neanche il tempo di spendere i soldi. Sua moglie, quando è morto, non era in bancarotta, ma quasi, devo dire. Cioè, però vedi, questo qui erano, come Olivetti ad esempio, delle persone che dovevano fungere da esempio e che molta gente, molti italiani, avevano preso come punti di riferimento e cercavano di imitarli. La stessa cosa quando è successo con John Fitzgerald Kennedy, no? O durante le chiacchiere al caminetto diceva Franklin Delano Roosevelt. Lui sabato sera si metteva al caminetto e parlava alla nazione, ha fatto questo per questi motivi, e istruiva la nazione, ma soprattutto fungeva da guida morale. Ed è quello che una nazione ha bisogno, no? Quando questa è sparita, 68, sesso, droga, rock and roll, ricchezza subito a tutti i costi, ma che investimenti, io non devo pensare al futuro, devo pensare a bruciare la vita subito, cosa vuoi? E sono nati generazioni deficienti. Droga libera, voglio dire, no? Drogati, tanto guarda, più siete drogati, meno rompete le palle a chi vi gestisce e vi deruba. Cioè, l'idea è questa. Ovvio che c'è bisogno di moralità. Lei, la domanda che mi ha fatto sugli acceleratori e tutto è un po' quello che dice appunto Putin. Dice: no, io difendo la sovranità di un singolo Stato e difendo il loro diritto di poter evolvere la tecnologia. Perché lei pensa l'Arabia, paese del sole, 19 centrali nucleari, Emirati Arabi Uniti, paese del sole, 4 centrali nucleari, Egitto ne vogliono 4, Turchia ne vogliono 26, no? Perché? Perché loro dicono: dobbiamo andare avanti e dobbiamo avere la nostra indipendenza energetica, ok? Poi arriva l'americano e dice: no, tu no. Come, perché io no? Cioè, gli altri sì, adesso in Cina ne fanno 500, io no. E no, perché io te ti devo invadere. È quello che è successo, voglio dire, no? Quindi Putin si manda avanti le trattative dicendo: ok, dite che è pericoloso per un certo verso, vogliono farsi le armi, ok, gliela arricchisco io, no? Però tu non puoi dire a uno Stato: rimani povero, e se no è che succede quello che sta succedendo in Africa. Sono i più ricchi, però in realtà sono i più poveri. Se noi tolleriamo questo, moriamo anche noi. Io sto dicendo, adesso ci sono milioni, già quasi 50 milioni di immigrati in Europa, ma ne arriveranno anche 200 milioni. Questo vuol dire morire come società noi. Non possiamo far finta di niente, non possiamo tollerare il colonialismo, perché il colonialismo giù là ucciderà noi. Adesso il Fan dice: ce ne sono 600.000, forse erano solo 600.000. Ma anche se quei 600.000 arrivano, sapete che cosa vuol dire a livello anche di criminalità sociale? In più, tagliamo le forze dell'ordine, chiudiamo le carceri, facciamo le leggi che in carcere non ci va più nessuno. Questi ci stanno sterminando, cioè questi veramente quando vengono in giro a fare le guerre civili. Ma non è da qui a... è qui, perché voglio dire, questi continuano ad arrivare, arrivano 1.000 al giorno. Adesso vedete quest'estate quando il mare campo che cosa arriva. C'è l'epidemia di Ebola.
questi arrivano infetti, le pandemie. Quando Venezia causò il crollo dell'economia mondiale nel 1350, il 30% della popolazione europea morì. Perché la distruzione dell'economia, dell'economia fisica vuol dire anche quello, non è soltanto il titolo di borsa che cade o l'impresa che chiude, sono le pandemie. Perché una società malata è malata nel vero senso della parola, il problema è che non c'è più soldi per curarla e per prevenirla. Ecco perché dico, qui si sta parlando del nostro futuro, ma non da qui a 50 anni. Ripeto, se quest'estate entrano soltanto 50.000, altri 50.000 immigrati, magari di questi diversi sono malati, poi l'anno prossimo ce ne abbiamo 600.000, ma cosa pensate di... Sì, ma allora scusi, allora ricollegandoci al fatto delle centrali di arricchimento, no? Lei mi sta facendo capire che l'America ha bombardato Saddam Hussein comandata da un fatto speculativo, con la scusa che stava facendo la bomba atomica. No, no, si figuri, no, no. L'idea americana, voglio dire, che poi è britannica, perché Obama, come era Bush, sono dei servi dei britannici, perché loro hanno la cultura, la geopolitica è roba loro, gli americani sono nati da ieri, sono i britannici che manovrano queste questioni. L'America ha un preciso scopo, distruggere gli stati sovrani, capito? Perché deve arrivare il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, la BCE, a portarti via tutto. Ok? C'è, cos'è che difende una nazione? Il suo Stato. Se io lo distruggo, tu sei in balia della compagnia britannica, delle Indie. Che cosa ci vogliono far firmare adesso? A parte il trattato SRM, che è quello che consente il prelievo forzoso dei conti correnti, che metterà fuori gioco le banche, piccole banche, no? Perché non vanno a fare gli stress test, dicono voi non siete adatte, quindi dovete vendere o fondervi. E quindi si perderanno anche le banche, piccole banche, credito cooperativo e tutto quanto che sono rimaste in giro. Ci vogliono far firmare il TPPV, che è un trattato che praticamente esautera gli stati dal poter fermare le multinazionali. Ad esempio, negli Stati Uniti è possibile far crescere i polli dando di margine con l'arsenico organico. Così hanno le belle carni, pelle rosse. Noi in Italia non lo consentiamo. Se noi firmiamo questo trattato, l'Italia come Stato non potrà più dire no a questa multinazionale, perché altrimenti lei ti cita in giudizio e dice tu hai causato dei danni e mi hai impedito di guadagnare. E siccome i tribunali saranno tribunali privati nominati da loro, è chiaro che lo Stato italiano dovrà pagare e voi dovete mangiare un pollo d'arsenico. Questo sta già succedendo in Canada, loro hanno il trattato NAFTA, per Lilly, è un gigante delle medicine farmaceutica, è in causa con il governo canadese perché gli ha bloccato la vendita di un farmaco, perché hanno visto che quello che prometteva la pubblicità e tutto quanto non è quello che effettivamente ha avuto come risultati. E quindi il governo dice, no, tu mi hai imbrogliato, io non te lo faccio più vendere. Loro, in base al trattato NAFTA, lo hanno portato in giudizio e l'hanno citato per 500 milioni di dollari di mancato incasso e vinceranno. Perché il governo del Canada, assieme al governo messicano, ha trattato il NAFTA, North Atlantic Free Trade Agreement. Capito? Questi sono soltanto degli esempi che fanno vedere che distruggere la sovranità di uno Stato, non è lo Stato, siamo noi, lo Stato siamo noi. La sovranità sono i nostri politici che eleggiamo, e se questi legiferano per proteggermi, la compagnia privata multinazionale dice no, tu non puoi rompermi le balle, io devo guadagnare e quindi ti porto in giudizio. Capite che cosa stanno facendo? Questi sono i trattati che ci vogliono far firmare. Concorrenza, cane, il cane più grosso mangia il cane più piccolo. Noi stiamo andando in questa direzione, capito? Quindi l'idea di buttare giù Saddam, questa è la stessa idea che hanno buttato giù Ben Ali, Gheddafi, che hanno buttato giù quello in Egitto, che vogliono buttare giù Assad, così, hanno buttato giù Yanuk, e stanno buttando giù. A noi non siamo ancora lì, a noi non ci buttano giù, però buttano su quello che tu non voti. E
poco cambio, voglio dire. Il problema è che noi non siamo più padroni neanche in casa nostra. Casaleggio è funzionale a questo inizio. Ma è ovvio, voglio dire. Cioè, se lei pensa, parla con Casaleggio, parla con Grillo, ti prendono per i fondelli, alla fine dicono non si esce dall'euro, cioè non è che ci va molto a capire. Il programma di Grillo, decrescita, niente. Lui chiama costi, quello che una normale mente chiama investimento. Un investimento pubblico non è un costo, un investimento è quello che ti fa guadagnare, che ti fa investire per il futuro. Come fai a definirlo costo? Il costo è l'usura, non l'investimento pubblico. Dico, ah, beh, 20 anni di lavori. Averne di 20 anni di lavoro, voglio dire. Qui l'unico lavoro che trovi sono 6 mesi rinnovati di 1+1. Come fai a mettersi una famiglia? Come fai a pensare a un domani se lavori per 3 settimane per volta? E ti vengono a dire, ma da fare quell'autostrada ci vogliono 20 anni. Caspita, subito, dobbiamo fare subito di quell'autostrada lì per 20 anni. Dobbiamo andare in Africa a fare l'autostrada. Per tavolo. Ma tutto dobbiamo fare. Perché altrimenti, poi io l'altro giorno sono andato a Milano a fare una conferenza a Carugate, da Luino, sono tante chilometri, sono 3 ore. Ma com'è possibile metterci 3 ore un venerdì pomeriggio da Luino a Carugate? Ma dove vogliamo andare? La Cina l'anno scorso ha finito 10.000 chilometri di TAV. 10.000, questi fanno migliaia di chilometri di TAV all'anno. Questi sono investimenti, capito? Il problema è che cosa succede? Qual è il problema? È che queste infrastrutture, se viene passata l'idea che sono un costo, e la stanno facendo, infatti vi stanno fregando, che se i treni sono un costo, è un costo anche alla sanità, infatti vi dicono, vivete troppo a lungo, ve lo stanno dicendo che è un costo anche alla scuola. Infatti in Inghilterra, che non c'ha l'euro ma sono distrutti peggio di noi, se vuoi andare all'università o c'hai i soldi oppure non ce l'hai più, dove ti costano almeno 15.000 euro all'anno. Quindi per uno che deve fare anche soltanto 3 anni di corso sono 45.000 euro, non penso che siamo tutti lì ad avere i soldi per fare questi corsi qui. Quindi il costo delle infrastrutture ti stanno portando via tutto, è un costo le carceri che le stanno svuotando. È vero o non è vero che stanno buttando fuori migliaia di delinquenti? Perché? È un costo. E invece no, le infrastrutture sono la civiltà. Qual è il problema? È che una nazione, una società, uno Stato, chiamatelo come volete, deve fare così tanti incremento, diciamo, di ricchezza da poter permettersi di pagare questi costi. I soldi ce li abbiamo, io l'ho fatto vedere, 50.000 euro ci hanno fregato in 30 anni. Ma sapete quante carceri, quanti ospedali ci possiamo permettere se al posto di pagare gli usurai li spendessimo per il nostro benessere? I soldi ci sono, è che ci fregano, e questo è il problema. E chi dice che fare la civiltà è un costo è un loro complice. Tanto vero che poi alla fine stringi, vuoi uscire davvero? No, allora andiamo, ci vuole dire, ci prendi in giro. Fare una considerazione, abbiamo toccato un argomento fondamentale, l'IVE. Noi stiamo assistendo a un taglio bestiale per quanto concerne capitolo ricerca e sviluppo. Negli anni 1890-1900 Milano era la prima città d'Europa ad essere elettrificata. Ok? In quegli anni il Politecnico di Milano faceva le scoperte, i ricercatori, e c'erano le imprese che prendevano queste ricerche e le industrializzavano. La stessa cosa negli anni 50, 60, 70, cioè uscivano dalle nostre scuole delle persone che sapevano fare ricerca e avevamo le grosse industrie che la trasformavano in prodotti industriali o in infrastrutture o in scoperte. Adesso noi, se perdiamo tutte le industrie, che cosa fai ricerca per fare? Tanto sei costretto ad emigrare. La mia preoccupazione è anche questa. Ormai c'è una massificazione totale per quanto concerne proprio la ricerca e lo sviluppo. Ma questa è solo la mia considerazione, può essere buttata lì, può essere da vita. Io penso che scientificamente, tecnologicamente, noi non siamo avanti 50 anni. Io penso che siamo avanti 100 anni. Perché la tecnologia che noi usiamo adesso, i nostri cellulari, è degli anni 50. Io non oso pensare a determinati laboratori ormai confiscati, ormai non più di dominio pubblico, cosa siano arrivati a fare? Gli ho detto, io negli anni 85 ho visto fare cose del CNR, il nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli esperimenti sui superconduttori. Nel 2010-2011 il report, quella stordita della Gabbanelli, no? Ha fatto vedere una trasmissione, ha fatto vedere una
la studentessa di Treviso, di Trieste, che è andata all'università californiana, e gli ha dato 4 milioni di dollari per la ricerca su superconduttori nel 2011. E questi qui li vedevano da 85 CMR, cioè 30 anni prima di questi americani. Soltanto che sono state bloccate, perché già all'epoca l'Italia era stato deciso che non doveva essere e non doveva rimanere una nazione industriale, doveva diventare una nazione pizza e fichi, no? Turismo, terziario, no? Moda, queste cazzate qui che non producono ricchezza, perché il terziario fa girare ricchezza. Allora, se c'è ricchezza nella società, l'estetista, il parrucchiere, il ristoratore, che ne so, il tassista, funziona. Se la società muore, tutti questi qua del terziario chiudono, ovvio. Allora, che cos'è che crea ricchezza? È la produzione agricola ed industriale, il settore primario. Capito? Ma se è 30 anni che noi ci stanno tagliando tutto, è chiaro che poi finisci di produrre ricchezza e non puoi più permetterti la civiltà. Allora, negli anni 50-60, a fine tempi di Mattei, l'Italia aveva un debito pubblico del 25%. Eppure c'erano investimenti pubblici. Perché? Perché gli investimenti pubblici creano ricchezza. Tu investi, fai un sacco di soldi, ti ripaghi il debito. La disoccupazione era del 2% e il PIL cresceva del 7-8% all'anno. Allora, rimettere in sesto una nazione non è che ci vuole la Cina, basta che vai a vedere come si faceva 30 anni fa, 40 anni fa, e ricopi. In Corea del Sud, sono 45 milioni. La Samsung si sta mangiando Apple, la LG, la Hyundai, voglio dire, no? Si sta mangiando tutti. E ricordo un po' da piccola, che era più piccola di noi, l'Italia degli anni 60-50. È uno Stato, c'è l'Arzi Dogami, c'è la sua moneta. 35 centrali nucleari, migliaia di chilometri di tavola, ha le acciaierie, noi le chiudiamo perché inquinano, ma perché? Perché le abbiamo privatizzate, non le abbiamo mai speso una lira, ed è ovvio che diventano vecchie e inquinanti. Loro invece, se tu vai a vedere la loro acciaieria, il parco minerario, è tutto coperto, lì non esce un grammo di polvere, ma tu devi investire, capito? Investi e vedrai che non c'è nessuno che muore di tumore. No, perché l'acciaio non è fatto morire di nessuno, la RUR, voglio dire, i tedeschi campano più di noi e hanno respirato acciaio 200 anni più di noi, quindi non diciamo scemenze, voglio dire, cioè la realtà è quella, capito? Però la Corea, con 45 milioni di abitanti, sta facendo vedere i sorci verdi gli americani, i cinesi e i giapponesi. Quindi vuol dire che se fai le cose giuste, non importa se sei grande o se sei piccolo, vedrai che se fai gli investimenti giusti e la tecnologia giusta, sei un dominatore del mercato. La Sud Corea sono 45 milioni, non c'era mai neanche avuto un Dante, un Leonardo da Vinci, un Machiavelli, un Bramante, niente. Fare le cose giuste, l'economia giusta, è semplice. Credito, protezione, sviluppo industriale, infrastrutturale, basta, non ci vuole niente. Devi semplicemente dire no all'usura, no alla speculazione. Perché altrimenti ti prendi il cancro e muori, prima o poi muori. Noi negli anni 60-70 abbiamo smesso di creare ricchezza, ci siamo indebitati, quindi per un po' tanto, noi siamo andati avanti dicendo, ma chi se ne frega, le infrastrutture, ma chi se ne frega, tanto vedi, le ferie ce l'abbiamo lo stesso, il televisore ce l'abbiamo lo stesso, ma era debito. Adesso è arrivato il momento di pagare l'usura. A parte 50.000 euro a testa che ci è già costata, sia chiaro, perché non dimentichiamo che noi abbiamo pagato 50.000 euro a testa. Una famiglia di 4 persone in 30 anni ha lasciato lì 200.000 euro all'usuraio e ti ritrovi ancora con 2.200 miliardi di debito. Va bene questo? No? Quanti soldi abbiamo buttato via? Quanti di questi soldi, se ciascuno di noi potesse aver investito 50.000 euro, ne avrebbe fatti? Noi potremmo avere gli ospedali, tutte a camere a singolo, tutti con primari della prima cosa, altro che, voglio dire, aspettare 6 mesi per un intervento, per una visita. Altro che piove e vengono giù i fiumi i paesi. Altro che qui non c'è. Lo sapete che noi stiamo importando del latte che fa schifo, che non si sa niente, voglio dire, sono tolto anche dai dazi dal Marocco per le arance, no? Noi ci stavamo facendo mangiare le porcherie, noi eravamo i migliori a livello di produzione agricola, anche a livello proprio di qualità, no? E ci hanno bastonato, ci hanno proprio costretto a chiudere. Io mi ricordo, i miei nonni sono dalle parti di Mantova, negli anni 80
c'era quel filibustiere di Gardini, no? Che andava a costringerli a piantare soia, perché lui voleva fare il gradasso contro gli americani, no? Voleva inondare soia il mondo intero. La soia fino a pochi anni fa neanche i porci la davi, adesso è diventata invece la base dell'alimentazione mondiale. No? Ma perché? Perché questo è proprio tipico del colonialismo, cioè fare un prodotto solo e uniformare. Invece non va bene. Ogni nazione dovrebbe avere la capacità di produrre pressoché tutto, no? Perché prima di tutto è una varietà e quindi conserva una varietà e una specificità. Ma poi, voglio dire, se dovesse arrivare la mosca che distrugge la soia, non va in rovina, come invece capita alle nazioni che si occupano di monocultura, no? Però questo non va bene alle multinazionali. Perché? Per esempio dei tassisti. I tassisti in Italia sono un po' come le farmacie, sono dei piccoli imprenditori. Possono, lavorando di più, investendo di più, stare un po' più meglio di un operaio indipendente. Invece negli Stati Uniti, in Germania, sono arrivate le multinazionali e vogliono che il tassista, come il farmacista, non sia più un piccolo imprenditore, ma sia un suo dipendente. Cioè, quindi vogliono trasformare tutti i lavoratori indipendenti della multinazionale e non vogliono più che ci sia la libera impresa. Ma il problema è che te lo fanno passare come se questo in realtà fosse vero il contrario, cioè come se questo liberismo e questa concorrenza favorisse la libera impresa. Invece non è vero assolutamente niente. Infatti le persone più stupide che potete trovare sono quelle dei Tea Party americani, che pensano di essere veri americani, vanno in giro con la foto di Lincoln, quando loro sono commissari della corona britannica. Perché l'America è nata con lo Stato, con la banca nazionale, con i dazi, con i dogani, con i confini. Questi invece dicono liberismo, meno Stato. Meno Stato, infatti c'hanno 50 milioni di poveri. Infatti il meno Stato gli frega tutti i soldi per darli a chi è le corporation. No? E qui la stessa cosa siamo noi. La capacità imprenditoriale, produttiva e creativa dell'italiano, parlando, voglio dire, qui è nata la capacità industriale. Nel 2000 ho portato qui il vice ministro cinese, sindaco di Shanghai, e gli ho fatto vedere la storia. In Lombardia i canali avevano hanno mille anni. Parmigiano Reggiano, mille anni che si produce in Lombardia. La prima autostrada del mondo è stata la Milano-Varese. Prima non c'era autostrada, no? Però ciascuna di queste opere è nata perché ciascuno di questi italiani di secoli è stato un piccolo imprenditore, cioè ciascuno ci ha messo del suo. Ed è questo che stanno distruggendo, la capacità creativa, no? Il pensiero. Se ti impediscono di fare il contadino come vuoi, perché devi produrre soia, sei finito, diventi un scalzacani qualunque. No? Questo è il problema. Cioè, quindi la capacità produttiva e creativa deve essere difesa, perché abbiamo o un nostro governo, Stato, chiamalo come vuoi, o l'usura e la speculazione privata, e loro sono più forti. Ecco perché, come dicevo, l'Iraq e tutto stanno distruggendo quello che può essere un contenitore di dire ma cerchiamo di difendere i nostri interessi di popolo, di nazione, di territorio, di tradizioni. Loro invece vengono e ti vogliono fare tavola rasa. Adesso devono essere tutti finocchi e tutti drogati, no? È così, voglio dire, no? Capito? Non devi essere imprenditore, no? Non devi essere libero, perché libero sì, però soltanto se i soldi te li do io, allora puoi fare quello che vuoi, però sei sotto il suo controllo. Quindi è proprio un andare contro quello che è la creatività, perché ti impongono di fatto tutto. Certo, mi sa manca la luce. E gli opinioni elettricista, come la scusa o un vantaggio? Io purtroppo non capisco. Con questa ringraziamo Massimo, vorrei parlare di questa cosa. Capisco come funzionava, sono buono. Ringraziamo Massimo, davvero.